A voi tutti la più cordiale buonasera. Con questa cartolina di Vicenza che vi viene offerta dal regista Giancarlo Tomassetti comincia la telecronaca della finale di ritorno della Coppa Italia 96-97. A tutti benvenuti allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Finale di ritorno. 3 settimane fa al San Paolo il Napoli si impose al Vicenza per 1-0 con un gol del suo capitano Pecchia. Il Vicenza deve vincere con 2 gol di scarto per aggiudicarsi il trofeo. Trofeo che sarebbe il primo in 95 anni di storia del club biancorosso. E il Napoli invece vuole la sua 4ª Coppa Italia, soprattutto vuole tornare a vincere dopo l'era Maradona. La Coppa Italia è anche il passaporto per l'Europa. Chi la conquista partecipa alla prossima edizione della Coppa delle Coppe. Serata calda, grande entusiasmo, stadio Menti esaurito. Migliaia e migliaia di tifosi del Vicenza con un'apposita maglietta regalata all'ingresso dallo sponsor, circa 3.000 i tifosi del Napoli che abbiamo visto inquadrati un attimo fa. Giancarlo Tomassetti ci propone lo schieramento del Napoli. Cominciamo dalla squadra ospitata. Taglia la tela in porta, 1, 5 Bogossian, 2 Ayala, 15 Baldini, 3 Milanese, 22 Crasson, 4 Bordin, 23 Longo, 9 Esposito, 11 Pecchia, 18 Caccia. L'allenatore è Montefusco. Accanto a me Carlo Onesti, subito per una prima valutazione sullo schieramento del Napoli. Innanzitutto buonasera anche da parte mia, con assenze importanti nel Napoli perché Colonnese e Cruz sono stati bloccati dal giudice sportivo. È sempre indisponibile Turrini, mentre Bordina ha recuperato dopo la contrattura di domenica scorsa nella partita di Milano. In campo Bogossian libero, almeno crediamo, e alla stopper con l'inserimento di Crasson a centrocampo. Già da tempo in sovrimpressione la formazione del Vicenza, 22 Brivio, 2 Sartor, 10 Viviani, 6 Lopez, 16 Beghetto, 25 Gentilini, 4 Di Carlo, 13 Maini, 23 Ambrosetti, 9 Murgita, 11 Cornacchini. Ci fermiamo un attimo Carno, ci sono le note dell'inno di Mameli. Infatti questa è una novità che non era assolutamente prevista nel copione. D'altro canto Coppa Italia significa anche calcio tricolore, quindi inno nazionale. E passiamo, come annunciava Cerqueti, alle novità che riguardano il Vicenza. Una Vicenza che in questa finale di ritorno deve fare a meno di Mendez e Belotti squalificati, oltre a Otero infortunato. Era in dubbio D'Ignazio, fermo nella gara di andata, e D'Ignazio parte stasera in panchina con l'innesto di Gentilini a centrocampo. L'arbitro è Braschi della sezione di Prato, i suoi collaboratori Saia e Zucchini, il quarto uomo è Bazzoli. Abbiamo visto inquadrato Taglia la tela ed ecco il capitano del Vicenza, Lopez. Lopez che era assente nella gara di andata. Guidolin, responsabile tecnico del Vicenza, ha più volte sottolineato la portata storica di questa serata allo stadio Menti. Speriamo che tutto rimanga sotto controllo dal punto di vista della sicurezza. Purtroppo ci sono dei lanci di razzi e fumogeni, qualcosa è avvenuto già un'ora prima della partita e devo dire che dal settore della tifoseria partenopea continua questa performance, diciamo così, pirotecnica che sta creando qualche problema ai tifosi del Vicenza. Tutto questo naturalmente ritarda l'inizio di questa finale di ritorno. Ci sarà lavoro sicuramente per i responsabili della sicurezza, 1.000 uomini delle forze dell'ordine impegnati, dovranno rimanere concentratissimi per garantire che tutto si svolga nei binari dello sport, della correttezza, del rispetto soprattutto. Vicenza nella classica maglia strisce verticali bianco-rosse in tenuta azzurra, il Napoli sembra tutto pronto, Braschi sta controllando e comincia la finale di ritorno della Coppa Italia. Il Vicenza è sotto di un gol dopo la gara di andata. Non ha potuto controllare Caccia sulla pressione di Sartor. Calcio di punizione per il Napoli.
Napoli e Vicenza si ritroveranno al San Paolo di Napoli fra tre giorni nell'ultimo turno di campionato. Lo scatto di Cornacchini, dopo il rimbalzo e il controllo ma ha rimediato Ayala. Poi Bogossian, Bordin e Crasson, Esposito. La rimessa laterale è in favore della squadra partenopea, che rappresenta anche il calcio del Meridione, l'unica squadra del Meridione nel campionato di Serie A. Maini non è riuscito a rinviare e si è preso il rimprovero secco di Sartor. Gentilini, Di Carlo, ricomincia da dietro il Vicenza, Lopez prova all'esterno destro, Lopez sbaglia, Bogossian, era difficilissimo il controllo per Caccia. Intanto facciamo il punto tatticamente su quelle che potevano essere le mosse più attese. Abbiamo nella difesa del Vicenza Lopez schierato al centro con Sartor, quindi Sartor non gioca a destra, è rimasto a destra Viviani. Invece nel Napoli abbiamo, come era capitato a Milano contro l'Inter, Bogossian nel ruolo di libero, Bordini interno e Crasson che segue Ambrosetti. Pecchia, arriva Gentilini, ma arriva anche il direttore di gara a comandare il calcio di punizione in favore del Napoli. Pecchia era stato sicuramente un elemento determinante, rivediamo l'infrazione intanto nella partita di andata, aveva fatto un po' il pendolo lungo tutto l'arco offensivo. Per il momento è presa in consegna da Di Carlo, ma è un po' la mina vagante della formazione di Montefusco, sicuramente anche questa sera. Ecco l'inquadrato Pecchia, si è portato in avanti Ayala per sfruttare questo calcio di punizione, ma c'è uno schema provato dal Napoli, una finta di Pecchia su rasoterra di Milanese, punizione però per il Vicenza. Tre minuti di gioco nel primo tempo, 0-0. In avanti Sartor. Poi l'intervento di Milanese. Aspetta Gentilini, non riceve però palla, la scelta è per Murgita. Murgita, chiuso a ridosso della bandierina del calcio d'angolo. Ancora Milanese per la rimessa laterale. Viviani riesce a colpire di testa, Braschi manda il calcio di punizione in favore della squadra veneta. Punizione battuta, Ayala, poi Di Carlo in anticipo, Crasson, parte Esposito. Esposito per il Napoli, si ferma proprio sulla linea di metà campo. Bordin sbaglia il tocco con il destro, Maini, poi Ambrosetti e interviene Braschi, trattenuto Ambrosetti, calcio di punizione, una rettifica per quanto riguarda i collaboratori del direttore di gara, contrariamente alle formazioni, al dato riportato, le formazioni ufficiali sono Fiori e Saia, come era stato peraltro anticipato sui giornali. Di Carlo per la punizione, arrivato in avanti anche Viviani, resta Sartori in difesa per il Vicenza. Ayala, è stato un tentativo di Cornacchini che ha solo potuto evitare la rimessa da fondo campo per il Napoli. Poi Pecchia, trattenuto Pecchia, punizione per il Napoli. Sportivamente ha chiesto scusa Murgita. Cornacchini, poi l'anticipo di Crasson su Ambrosetti, Di Carlo sul lancio di Esposito e Lopez,
lancio di Jimmy Maini, Ambrosetti fallisce il controllo di sinistra. Intanto in queste prime battute possiamo notare come Montefusco bissi tutto sommato lo schieramento tattico della partita di andata. In pratica l'unica punta, l'ariete centrale, è Caccia. Abbiamo Esposito che fa il tornante nella zona di Beghetto e Pecchia che col passare del tempo si è spostato prevalentemente a sinistra nella zona di Viviani. Quindi in pratica una punta quando il Napoli si difende, possono diventare tre quando contrattacca. Abbiamo visto già al sesto minuto, tempo di sigarette per Guidolin, prova a scaricare la enorme tensione. Serata storica per il Vicenza, uno dei punti più alti della sua storia, questa finale qui al Menti. Intanto l'intervento di Maini su Esposito che ci viene riproposto nei replay curati dai colleghi dell'RVM di Milano. Le riprese sono della squadra esterna 2 di Bologna e di quella esterna 1 di Trieste. Di Carlo in rovesciata, poi Cornacchini, Ayala è andato a restituire a Cornacchini una gomitata. Cornacchini aveva colpito Ayala che a palla lontana a sua volta ha colpito l'avversario che rimane a terra, non ha visto Braschi. A terra Cornacchini che ora si rialza, guarda Ayala che lo ignora. Intanto Viviani rischia in fase di controllo e si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Vicenza. Questo è il primo contatto, lo vedete nella parte sinistra del schermo, Cornacchini su Ayala, però probabilmente non riusciremo a vedere il secondo, la reazione a freddo di Ayala su Cornacchini. Sì, comunque c'è stata, l'abbiamo visto anche noi, l'abbiamo visto a quattro occhi, diciamo, anche se mancano le immagini, e tutto ha bisogno questa partita, naturalmente, meno che anche l'inquietudine dei giocatori oltre a quella dei tifosi. Certo, ha rischiato moltissimo Ayala, poteva starci l'espulsione. Baldini poi non riesce a perfezionare la manovra per il Napoli, lungo avvio di gara molto spezzettato, più volte è dovuto intervenire Braschi. Di Carlo, Viviani attaccato da Pecchia ma in maniera irregolare, punizione. Viviani che era stato utilizzato da Guidolin come centrale nella gara di andata al San Paolo, e proprio da una incertezza di Viviani era nato anche il gol di Pecchia. Sì, tra l'altro Viviani possiamo dire è stato impiegato in questo mese veramente in tutti i ruoli possibili immaginabili della difesa e del centrocampo, a difesa a destra, a sinistra, al centro, a centrocampo nel suo ruolo naturale di creativo, di fantasista. Veramente il jolly a disposizione, il principale jolly in mancanza di Mendes per Guidolin. Punizione per il Vicenza, sulla palla Lopez, vicino Maini, potrebbe provare anche Ambrosetti, conclusione ampiamente fuori. Ambrosetti sicuramente non ha fatto un gran numero, in questo caso può fare molto di più, possiamo dire sicuramente è l'elemento più temuto per quello che ha fatto in questo mese dalla panchina del Napoli. Nella partita di andata c'era stata una marcatura uomo su di lui, quella di Baldini, non ha voluto rinunciarvi questa sera, mancando Colonnese Baldini controlla Murgita, però c'è Crasson su Ambrosetti, segno che veramente è l'elemento più insidioso vista la mancanza di Otero. Da lungo a Milanese, ora Pecchia sempre notevole, la sua capacità dinamica. Gli inserimenti di Pecchia sono stati una delle mosse determinanti della gara di andata, come testimonia anche il gol. Caccia, tanto Esposito si porta a centroarea. Caccia non trova lo spazio per il cross, pesca Longo che prova la battuta di volo con il destro sbagliando. Ancora il Napoli però, Crasson, arriva Beghetto, Pecchia aspetta Milanese, Pecchia poi Bordin, giù Bordin, ma Napoli ancora in possesso di palla.
finezza di caccia, Esposito, ancora Esposito, Crasson, palla al piede in area, prova il destro, trova l'opposizione di Ambrosetti e di Lopez e calcio d'angolo. Siamo all'undicesimo minuto del primo tempo, 0-0 al Menti, 1-0 per il Napoli all'andata. Vediamo Crasson, prova il belga, la conclusione, arriva Lopez. Intanto, nonostante la polizia abbia rafforzato la sua presenza nel settore dei tifosi del Napoli, la situazione non è ancora completamente tranquilla nella gradinata sud. Bordin. Picchia. Poi c'è stata una trattenuta di Milanese, Braschi lascia giocare, Vicenza che prova a impostare, Cornacchini, Gentilini, ha intuito tutto lungo, caccia, ingaggia il duello in velocità con Sattor sul filo del fallo laterale e non ce l'ha fatta Caccia, riprenderà il gioco il Vicenza. Sicuramente c'è una prevalenza territoriale da parte del Vicenza, ma devo dire è stato molto buono qualitativamente questo avvio del Napoli. Un Napoli che ha un'ottima circolazione di palla, un Napoli che soprattutto contrasta molto bene gli avversari a centrocampo e l'aveva già fatto nel primo incontro. Baldini su Murgita. E Murgita rimedia il calcio d'angolo. Arriva Ambrosetti per il tiro dalla bandierina. Puntualmente si porta a centro area Viviani, Gentilini si apposta al limite dell'area, parte il corner, c'è ancora calcio d'angolo dopo il colpo di testa all'indietro di Crasson. Di nuovo Ambrosetti, i minuti sono 13. Di Carlo, Ambrosetti, teso il cross, non poteva intervenire, taglia la tela, nessuno del Vicenza all'altezza del secondo palo. È fondamentale l'ingresso in partita di due giocatori per il Vicenza, sono naturalmente, come avevo già accennato prima, Ambrosetti che va a cercare lo spazio da sinistra a destra e anche Maini nel primo incontro era stato neutralizzato, soffocato da Longo, anche questa sera mi sembra che abbia qualche difficoltà operando davanti a Di Carlo. Ripeto, determinante in mancanza di Otero per dare fantasia, per dare inventiva alla squadra di casa. Lopez schiaccia verso Ambrosetti, poi Beghetto che sbaglia di prima con il sinistro. Bordin, Beghetto la meglio su Esposito. Longo, Bordin. Con buona lucidità il Napoli sulla tre quarti d'attacco, ora Esposito, Longo, Gentilini è in vantaggio su Milanese, chiede aiuto a Viviani, Longo, Gentilini, sbaglia il lancio verso Murgita, Esposito, la rimessa è per il Vicenza. Vicenza che è stato anche al primo posto in questo campionato, ma non dimentichiamo anche il secondo posto, un certo punto del torneo del Napoli. Sì, sono squadre che sono andate molto bene nel periodo, diciamo, autunnale e invernale, poi c'è stato un calo soprattutto del Napoli. Due squadre comunque che hanno poi preparato tutto in quest'ultimo mese in funzione della finale di Coppa Italia. Qualcosa di più ha potuto fare il Vicenza perché il Napoli ha avuto la grossa preoccupazione naturalmente di raggiungere anche l'obiettivo salvezza. Eh sì. Beghetto, anzi Maini, Di Carlo. C'è la pressione di Picchia, instancabile. Lopez. Viviani per un controllo che non era facile. Sartor. Sartor verso Murgita. È andato un po' a vuoto Baldini che ha anche spinto e Braschi comanda il calcio di punizione.
Fuori tempo Baldini. Il tentativo di anticipare Murgita. Rivediamo. Braschi ha visto la spinta di Baldini. Per la punizione Beghetto taglia la tela, organizza la barriera. Taglia la tela, ha detto, una vittoria in Coppa Italia. Per molti di noi vale una carriera. Punizione, proprio taglia la tela. Presa sicura. Il Vicenza questa sera ha un problema a causa degli infortuni, cioè la mancanza nella retroguardia sulle fasce laterali di due specialisti del ruolo. E Viviani è un adattamento, Beghetto è un giocatore che normalmente gioca più avanzato. Beghetto per il momento ha avuto poche possibilità perché l'ha tenuto sempre in posizione arretrata Esposito, che è spostato a destra nell'attacco del Napoli. Abbiamo visto pronto per l'ingresso in campo, siamo soltanto al 17° minuto, Iannuzzi, ma intanto il Vicenza. Niente da fare per Cornacchini. Longo, che giocò benissimo nella gara di andata. Poi Maini. Cornacchini. Ambrosetti. Rischia un po' Lopez sull'attacco di Esposito. Non sembra essere al meglio Ambrosetti. Infatti devo dire che Ambrosetti è il giocatore che è così più spesso ha guardato la panchina in questa fase, però vediamo un attimino perché per il momento non abbiamo delle indicazioni chiare. Abbiamo anche a bordo campo Salvatore Biazzo che potrà magari darci qualche delucidazione. Sì, Biazzo. Proprio adesso Ambrosetti ha fatto segno all'allenatore, a Guidolin, per cui penso che Iannuzzi entri proprio al posto di Ambrosetti, il quale peraltro ha avuto qualche difficoltà in qualche tackle con Crassone. Sì, sembra proprio non farcela Ambrosetti, che sta passeggiando in campo. Eccolo che arriva Ambrosetti, entra Iannuzzi. E devo dire che questo è, l'avevo preannunciato prima, un brutto colpo per il Vicenza. Un Vicenza che manca già di Mendez e Belotti in difesa, manca davanti di Otero. Ambrosetti era probabilmente l'elemento più in forma della squadra di quest'ultimo mese, quindi una defezione di questo genere per un giocatore che è stato elogiato anche da Roberto Baggio proprio in questi giorni, nell'ultima settimana, una defezione del genere è pesante. Anche dal punto di vista dei gol, due negli ultimi tempi. Caccia, picchia, Longo, Milanese. Dunque in campo il numero 15 Iannuzzi al posto del numero 23 Ambrosetti. Non sembra essere cambiato molto tatticamente, no? Mesti, Iannuzzi si colloca nel settore di sinistra del centrocampo. Sì, sì, per il momento la posizione è la stessa, centrocampista esterno sinistro nel 4-4-2. Viviani, Di Carlo. Ancora Di Carlo, Bordin, Esposito alla palla del vantaggio, Esposito sul sinistro tira debolmente graziando il Vicenza e Brivio. Ottima l'iniziativa di Bordin, Bordin che in mancanza di Cruz con la sua esperienza è stato spostato in mezzo e si propone però anche in area di rigore, avete visto, per questo cross. Dicevo, manca Cruz e si temeva mancasse quindi una certa geometria nel gioco del Napoli, ma ci sta pensando molto bene il vecchio, l'anziano capitano Bordin. Ayala ha fermato Cornacchini in fallo laterale. Non è riuscito a dare potenza Esposito, peraltro Brivio si era spostato sul primo palo. Brivio che è il portiere di riserva normalmente del Vicenza, ma per tutta la stagione titolare relativamente alle gare di Coppa Italia. C'era stato un accordo preso fra i due portieri, Mondini aveva accettato, magari a posteriori non lo farebbe più, visto come è andata la Coppa Italia naturalmente della formazione di casa. Abbiamo rivisto nel replay il perché di questo calcio di punizione in favore del Vicenza. La battuta di interno destro, Maini, e poi il gol ancora di Maini, che è andato a ribadire dopo il suo colpo di testa il primo intervento di taglia la tela. Jimmy Maini per il Vicenza, 20 minuti e 20 secondi del primo tempo.
e il conto è pareggiato con il Napoli dopo il gol di Pecchi al 21esimo del primo tempo della gara di andata, lo stesso minuto. Esatto, stesso minuto, e come avevo accennato in precedenza era fondamentale per il Vicenza l'ingresso, mentre rivediamo il gol in partita di Maini. Maini era stato soffocato, diciamo pure annullato nel primo tempo di Napoli da un ottimo longo. Maini aveva accusato una flessione in questa parte conclusiva del campionato, nonostante resti un grosso uomo mercato del Vicenza. Maini però ha realizzato questo gol e tra l'altro è il suo primo gol in Coppa Italia, sesto stagionale, perché ne aveva segnati già 5 in campionato. Maini importantissimo adesso che manca Ambrosetti per dare creatività, lo ripeto, al gioco del Vicenza. Sul colpo di testa Taglialdela ha provato una prima opposizione, poi ha cercato di rinviare con il piede destro, ma è stato rapidissimo Maini che, con guizzo da attaccante direi più che da centrocampista, è andato a ribadire, a effettuare il tap-in e ha messo la palla in rete. Entusiasmo naturalmente alle stelle tra i tifosi del Vicenza. Conto pari dunque per ora. Intervento di Bordini su Iannuzzi, punizione. Intanto c'è l'occasione di dire, non ce n'era stato il tempo prima, che anche questo Iannuzzi è uno degli emergenti del Vicenza dell'ultimo mese. Un giocatore che ha segnato 2 gol contro Perugia e Inter, ha giocato molto bene contro il Parma, è un 21enne romano prestito della Lazio. Abbiamo rivisto da altra angolazione la convinzione di Maini, che non si è dato per vinto pur avendo visto che il colpo di testa era centrale, sembrava non impensierire troppo taglia la tela. Maini ha creduto nella possibilità di portare in vantaggio il Vicenza e ha avuto ragione. Rivediamo ancora, è rimasto fermo in quella circostanza Bogossian, un po' sorpreso dal colpo di testa di Maini, è rimasto fermo Bogossian, non Maini. Brivio con sicurezza. Nelle ultime 6 edizioni la Coppa Italia è stata vinta da 6 società diverse: Roma, Parma, Torino, Sampdoria, Juventus, Fiorentina. Torneo che non sembra avere padroni in questi anni 90. Un torneo decisamente democratico che premia un po' tutti. E comunque, tornando alla partita, devo dire il gol è importante anche perché il Napoli stava venendo molto bene fuori al centrocampo col suo pressing. Il Vicenza faticava un po', aveva perso Ambrosetti, fondamentale naturalmente per la fiducia questa rete di Maini. Ayala ha fermato Iannuzzi, ancora Cornacchini però per Murgita che prova la battuta di volo con il destro. Il Vicenza è riuscito a trasformare quello che poteva essere un momento molto negativo sul piano psicologico per i motivi che dicevo in un momento improvvisamente positivo. È chiaro, abbiamo visto la finale di Coppa dei Campioni di ieri, sappiamo quanto il calcio è legato a episodi anche sfortunati. Naturalmente comunque la fortuna il Vicenza se l'è cercata laboriosamente giocando e pressando a centrocampo. Gentilini. Di Carlo, Murgita. Murgita match winner nella gara d'andata con il Bologna in questa Coppa Italia. Poi a Bologna per il Vicenza fu decisivo Cornacchini. Cornacchini che adesso viene messo giù da Ayala e c'è provvedimento disciplinare. Braschi ammonisce l'argentino. E questo è un duello che è cominciato proprio con l'inizio della partita, con parecchie scaramucce. Direi che c'è qualche difficoltà da parte di Ayala, perché per tutto il campionato è stato abituato a giocare da libero e non da difensore marcatore. Ha giocato da marcatore a Milano con l'Inter, ha faticato un po' con Zamorano. Anche questa sera mi sembra che sul passo breve di Cornacchini abbia qualche difficoltà. Cartellino giallo dunque per Ayala, il primo ammonito di questa finale di ritorno. Lopez, Maini e Beghetto, prova Maini, deviazione della barriera, arriva Esposito prima di taglia la tela, evita il calcio d'angolo, c'è rimessa laterale. Viviani. Il colpo di testa di Baldini, ancora calcio d'angolo. Iannuzzi.
per il tiro dalla bandierina. I minuti sono quasi 26. 1-0 per il Vicenza. Corner all'entrata di Iannuzzi. Intervento di Braschi. Protestano i giocatori del Napoli per un intervento presunto irregolare nei confronti di Taglialatela, che vediamo inquadrato. Adesso rivediamo il calcio d'angolo per capire naturalmente quello che è successo con questo abbozzo di uscita da parte di Taglialatela. Vediamo più che altro se ci sono irregolarità. No, mi sembra Gianni si sia scontrato proprio con un compagno di squadra. Sì, e con il capitano Bordin. Sì, infatti Bordin è rimasto giù, quindi uno scontro fra due giocatori sicuramente della stessa squadra. Sì. Vorrei Bordin anche stava controllando Cornacchini, Bordin, e l'impatto è stato proprio fra Taglialatela e Bordin. Vorrei anche sottolineare, per quanto riguarda i meriti del Vicenza su questo 1-0, anche quello che era capitato nell'incontro di Napoli. Il Vicenza aveva avuto, a parte gli infortuni, le assenze che già c'erano, due pesanti defezioni. Aveva perso nel primo tempo Otero, nel secondo tempo D'Ignazio. In questa partita ha già perso per infortunio Ambrosetti, quindi è un Vicenza veramente abituato all'emergenza e per il momento direi che Guidolin la sta gestendo per il meglio. Si sta riprendendo intanto Taglialatela. Nelle dichiarazioni della vigilia Guidolin in pratica non aveva battuto ciglio, rispondendo a chi gli faceva notare ancora l'emergenza difesa più volte capitata nel corso della stagione. Guidolin in sostanza ha detto: ci siamo abituati da sempre, visto l'organico. E si sono abituati bene, direi. Sì. Anche questa è una brutta abitudine, ma è un'abitudine. Intanto c'è un cartellino giallo anche nei confronti di Bordin. Bordin intanto si è spostato in marcatura su Maini. All'inizio c'era Longo, visto che Maini è entrato molto bene in partita, Bordin va su Maini, mentre invece Longo rimane nella zona di Di Carlo, che è più arretrato nel rombo di centrocampo del Vicenza. E Bazzoli, il quarto uomo, ha invitato Bordin a girarsi per mostrare il numero di maglia al direttore di gara. Un colloquio a distanza. Tanto Beghetto. Iannuzzi. Poi Esposito che prova il dribbling su Beghetto, che non si lascia ingannare, arriva ancora Bordin, gran combattente. Crasson, bene. Esposito caccia, netto l'anticipo di Sartor. Poi Ayala, scatta Cornacchini, Bogossian. Bogossian abitualmente centrocampista, stasera nei panni di libero. La spinta di Beghetto su Esposito. Dicevi di Bogossian, ha giocato domenica a Milano da libero, ha giocato per tre quarti di gara molto bene, poi un po' franato col resto della squadra, e comunque è un adattamento, un arrangiamento, perché Bogossian normalmente è mediano. Braschi intanto ha invitato Montefusco ad una maggiore moderazione. C'era stato un accenno di protesta a proposito dell'azione precedente, quella che ha originato questo calcio di punizione. Colpo di testa di Caccia, tenuto sotto controllo da Brivio. Caccia è un giocatore, come si sa, molto discusso nell'ambiente partenopeo, secondo me anche esageratamente, per quanto non abbia segnato come nelle precedenti stagioni. Uno stimolo in più per lui, giocò la finale di Coppa Italia con l'Ancona, persa abbastanza rovinosamente con la Samp, cerca naturalmente di vincerla questa sera quando non ci riuscì invece in quell'occasione. Si parla di un trasferimento all'Atalanta per Caccia. Napoli che sarebbe sulle tracce di Maniero, attaccante del Verona. Intanto Cornacchini, con decisione, Ayala, spazza in fallo laterale. Rinvio ancora di Ayala, poi Pecchia, Gentilini, palla morbida, Ayala. Ancora Picchia, Di Carlo, Iannuzzi, trova il numero ai danni di Crasson, Esposito, in scivolata Maini, Lopez, tutto il Napoli nella propria metà campo, provano a distendersi, Ayala, Picchia, Picchia aspetta l'arrivo di Milanese, poi Beghetto, tanto è rimasto a terra un giocatore del Vicenza. Sulla tre quarti d'attacco della squadra veneta ferma il gioco Braschi.
Mi sembrerebbe che manchi al conto Cornacchini, però ripeto, posso anche sbagliarmi. Vediamo un attimino, diamo lui, un'occhiata lui. Panoramica. Sì, sì, è numero 11 Cornacchini. Ed è sicuramente il giocatore più bersagliato comunque dall'inizio della partita, l'ho detto, ci sono molte scintille con Ayala anche in questo caso, per quanto forse, ecco, io non ho delle certezze sul fatto l'intervento fosse falloso. Almeno infatti, stavolta sembrava regolare l'anticipo. Infatti è calcio di punizione, ma non per quel motivo. Cioè. Bordin. Crasson. Esposito. Toccato da Beghetto. Poi Maini. Beghetto. Lopez. Bogossian. Poi spinge Beghetto. Esposito, punizione per il Napoli. Intanto si è creata una situazione un po' strana nel centrocampo, direi anzi nella difesa del Vicenza. Viviani spesso rimane senza uomo sulla destra perché Pecchia si sposta da sinistra al centro, tenta naturalmente quelle incursioni centrali che furono determinanti al San Paolo, come in questo momento. Caccia fondamentalmente unica punta del Napoli, Esposito è a destra sulla linea dei centrocampisti e finora non sono riusciti a Pecchia quegli inserimenti, quegli sfondamenti centrali che tanto avevano funzionato nella gara di andata. Certo, naturalmente Napoli era supportato da tutta la squadra, adesso abbiamo un Napoli che agisce molto più di contenimento, quindi la squadra è più lunga. Sì, Biazzo. E difatti Gianni, proprio Montefusco in questo momento sta richiamando Picchia, lo sta invitando a giocare soprattutto sulla fascia destra perché gli sembra la più debole dell'avversario e sta chiamando Longo ad una posizione più centrale. In questo momento vediamo Esposito spostato a sinistra, così Nesti. Sì, sì, è così, infatti Esposito adesso è nella zona di Viviani, Picchia è a destra, si tenta anche non solo di portare Picchia in una posizione migliore, ma di dare la possibilità a Esposito di avere a che fare con un difensore non di ruolo come Viviani. Cornacchini per Di Carlo. Minuti 33 in questo primo tempo. Iannuzzi trova un corridoio per Beghetto, arriva con decisione Bogossian. Buona la scelta di tempo di Bogossian. Iannuzzi cerca spazio per il cross. Ancora Bogossian, ma di nuovo Iannuzzi, fermato da Crasson. Bogossian, una finta per guadagnare spazio su Di Carlo, poi lancio. Lopez, il tocco è stato di Sartor prima ancora dell'arrivo di Brivio. Maini, Beghetto, Ayala. Cornacchini si lamenta con Beghetto, Cornacchini voleva una palla lunga raso terra. Lopez, morbido il destro, Bogossian su Murgita, poi Gentilini sinistro, taglia la tela Prodezza, in tuffo a sinistra, taglia la tela sul tiro di Gentilini. Calcio d'angolo, già pronto Iannuzzi. Era stato preciso il sinistro di Gentilini. Teso il destro di Iannuzzi, ancora lui. Prova d'esterno stavolta. In tuffo Ayala, allontanato. Caccia. Ed è punizione per il Napoli. Rivediamo la battuta di Gentilini, taglia la tela. Si distende bene. E ricordo che proprio da un tiro di Gentilini domenica scorsa contro il Milan, deviato da Baresi, era venuto fuori il gol del 2-0. Gentilini che è un ottimo cursore ma anche un buon tiratore, un buon stoccatore. Notevole lo stacco di Viviani. Viviani, giocatore polivalente. La grinta di Montefusco sulla panchina del Napoli. E per il Napoli calcio d'angolo. Esposito in avanti a Ayala. Esposito, anche Bogossian ha provato, poi Gentilini arriva prima di Esposito che rimane a terra in area di rigore del Vicenza. Cornacchini nel nulla dell'attacco del Vicenza che era tutto in difesa sul corner per il Napoli.
Ancora a terra Esposito, che è stato travolto da Gentilini. Beghetto. E il Vicenza continua a giocare anche perché Esposito si è rialzato, colpito al volto sembra Esposito, che comunque è in grado di continuare. Viviani, lo aspetta Milanese, cross di Viviani, sbagliata la misura. Nel primo incontro, quello di Napoli, naturalmente è sempre importante fare questi confronti un po' per capire la partita. Nel primo tempo era stato determinante, spina nel fianco per il Vicenza Milanese. In questa partita Guidolina ha messo sulla fascia destra del centrocampo proprio il Gentilini che abbiamo visto tirare prima, e per il momento devo dire che ha frenato molto Milanese, che può essere importante per i cross in direzione di Caccia. Poi naturalmente tutto dipende, come per Pecchia, dal fatto che Napoli gioca un pochino più arretrato rispetto al primo incontro. Viviani in tackle su Esposito, lungo Picchia, Sartor, poi Di Carlo, Ayala, il Beghetto che appoggia di testa verso Brivio. Al 37esimo lancio di Brivio, poi lungo Di Carlo, Cornacchini, Murgita, Ayala, Maini, Lopez, Iannuzzi di prima per Beghetto, sbaglia Beghetto, Pecchia lungo, Murgita dà una mano a centrocampo, applaudito Murgita. Dialogano Lopez e Sartor, il lancio del capitano, poi ancora un duello Ayala Cornacchini e la punizione è per il Vicenza. Protesta Ayala con grande energia. Ayala, ricordiamo, è già stato ammonito. Bordin difende le ragioni del Napoli, chiede spiegazioni al direttore di gara. Ayala concentratissimo, ma in qualche caso ha rischiato, non dimentichiamo anche la sua gomitata a Cornacchini a palla lontana. Sì, sicuramente se uno dei due assistenti l'avesse vista a questo punto sarebbe stato espulso, e questo è logico, sarebbe stato il terzo brutto fallo. Comunque rimane in campo Ayala. Energica la sua reazione. Intanto Iannuzzi lungo, ha tenuto a bada bene Di Carlo, poi Pecchia, Bogosian, Sartor su Caccia che voleva il calcio di punizione. Viviani, sale subito Gentilini. Viviani sceglie il playmaker del Vicenza, cioè Maini, poi Di Carlo. Intervento di Milanese su Di Carlo, ancora punizione per i biancorossi. Non vuole perdere tempo Maini, ha visto l'avanzata a destra di Viviani. Tanto abbiamo rivisto l'intervento precedente, prova Beghetto. Frasson. E la rimessa laterale è per il Vicenza. Frasson dice a Braschi, hai sbagliato. Bogosian, poi sbaglia il rinvio lungo. Lopez, Bogosian, Esposito. Aveva mantenuto il Napoli possesso di palla, è intervenuto comunque Braschi, punizione. Mi sembra che una delle grosse varianti del Vicenza rispetto all'inizio della partita sia costituita dalla posizione di Beghetto. All'inizio dell'incontro era abbastanza intimidito, arretrato nella zona di Esposito. Adesso gioca molto più avanzato, contribuisce ad alzare complessivamente tutta la squadra. Crea delle difficoltà al Napoli perché adesso Montefusco ha riportato dalla sua parte Esposito. Evidentemente si rende conto che è proprio a sinistra che il Vicenza, nonostante la mancanza di Ambrosetti, crea le maggiori possibilità di cross per Murgita. E a tratti si vede anche un Vicenza con il modulo 3-4-3, con Beghetto sulla linea dei centrocampisti e Iannuzzi che sale con Murgita centrale e Cornacchini a destra.
Adesso i giocatori del Napoli invitano Braschi a prendere provvedimenti nei confronti di Cornacchini, che si allontana dalla zona calda. Cornacchini, questa volta il fallo l'ha fatto lui, si è girato. Guaiana. Cornacchini ha dato una manata a Crasson in questo momento, Crasson che era andato però a inzecchiarlo verbalmente. Il fallo era su Ayala, poi c'è stato appunto questa scaramuccia, perché evidentemente naturalmente sono i due giocatori che si bersagliano di più e che chiedono soccorso naturalmente nella vendetta, nel rischiato ai compagni di squadra. Speriamo che anche i protagonisti di questa finale di ritorno contribuiscano a indirizzare la gara su binari di correttezza. Intanto ha provato la conclusione Pecchia, tiro ribattuto, Cornacchini, naturalmente lo aspetta Ayala. Niente da fare per Murgita, ha sbagliato il cross, Murgita si stava centrando. E siamo al 42esimo minuto, Vicenza 1, Napoli 0. Situazione di parità, considerando anche la gara di andata. Giù Gentilini, arriva a caccia, spallata e calcio di punizione per il Vicenza. Costantemente i tre giocatori più avanzati del Napoli cercano di fare pressing sui difensori avversari quando avanzano. Sia Pecchia, sia naturalmente Caccia, sia Esposito sono i primi difensori del Napoli, cosa che era riuscita molto bene anche nel primo incontro. Però ripeto, adesso è cresciuta notevolmente l'organizzazione di gioco a centrocampo della squadra di Guidolini. E in questo momento, Onesti, si può parlare di Pecchia come in pratica seconda punta accanto a Caccia, con Esposito sulle linee dei centrocampisti. Una mossa che finora non ha dato i risultati sperati da Montefusco. Murgita, Beghetto, aspetta, crossa, palla già oltre la linea di fondo campo quando arriva, taglia la tela. Sì, d'altro canto ricordiamo che quello del Vicenza è di partenza un 4-4-2. Montefusco cerca di posizionare Pecchia in una posizione di mezzo fra la coppia centrale del Vicenza, Sartor-Lopez, e quella del centrocampo di Carlo Maini. Cerca in pratica la posizione migliore per non farlo marcare da nessuno. A Napoli era riuscito, stasera il Vicenza è molto corto, quindi gli è più difficile. Crasson, due tempi, eccolo Pecchia. Rimessa laterale partenopea. Bordin. Intanto è arrivato un razzo sulla tre quarti d'attacco del Vicenza. Mi chiedo come sia possibile. Purtroppo non è neanche più una notizia. Ecco, che entrino in questa quantità in uno stadio tutti questi razzi. Intanto c'è un cartellino giallo. Dovrebbe essere stato per, eccolo qua, ci soccorre naturalmente la regia, per Maini. Maini che peraltro è uno dei infidati, no, è stato Beghetto. Devo dire, ecco appunto, l'intervento è di Beghetto, quindi no, il giocatore ammonito è sicuramente Beghetto, il giocatore autore del fallo, quindi era erronea l'indicazione precedente. Beghetto che in effetti è il giocatore che staziona sulla fascia sinistra. Ayala. Crasson, Baldini. Siamo alle ultime fasi del primo tempo. Qualora questo risultato rimanesse al termine dei tempi regolamentari, si procederebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Adesso un altro razzo è arrivato a metà in pratica della tribuna centrale, nella parte inferiore. La polizia non riesce a intervenire, a localizzare la rampa di lancio, per così dire. Sì, sembra incredibile che entrino comunque allo stadio, diciamolo pure. In questo numero l'avremmo visti almeno 30 fino adesso. Sì, come minimo. Ecco Pecchia, di testa, ancora Pecchia, sull'errore di Viviani in fase di rinvio. Poi di Carlo, Murgita. Siamo già in zona recupero in questo primo tempo. I minuti di recupero saranno due. Beghetto. Due avversari su Murgita. Poi Longo. Con l'esperienza di Carlo.
Crasson, Esposito, Beghetto per il fallo laterale. Ci sarà uno spazio interviste nell'intervallo, rivedremo anche le azioni salienti naturalmente del primo tempo dopo un breve blocco pubblicitario. Caccia. Prolungato il possesso di palla, alla fine indietro verso Milanese. Longo. Bordin. Pecchia, inserimento di Longo. Prova di sinistro, Longo. Attento Brivio. Con caparbietà a Longo. Un ottimo sfondamento centrale di questo giocatore, lo ricordiamo, giovanissimo, infatti a 19 anni, rivediamo questo episodio, la sua girata, un giocatore che era stato fra i migliori nella gara di andata, che era partito bene in questo incontro e che adesso invece nella parte centrale del primo tempo era stato ben contenuto dagli avversari, in particolare da Di Carlo. Milanese, buona la finta. Poi Longo. Tra tre avversari. Ayala che prova a distendersi Napoli. Ora tocca a Baldini. Sono gli ultimi secondi del primo tempo, forse l'ultima azione. Trattenuto, caccia. C'è calcio di punizione per il Napoli. L'intervento è stato di Sartor che protesta. È stata una protesta talmente vibrante che sarei curioso di vedere la ripetizione, perché Sartor era veramente convinto di non aver fatto fallo. E intanto... vediamo, e beh, però lo ha strattonato, sì. Poi sicuramente si è buttato giù caccia, però direi che il fallo iniziale c'era. Intanto Bogossian sta dicendo qualcosa anche con una certa insistenza a Montefusco. Sì, infatti se posso intervenire, sì, Piazza. Sostanzialmente diceva che lui e Ayala hanno qualche problema sulla fascia sinistra a raddoppiare nella zona di Murgita e che stavano cercando di fare del loro meglio, ma adesso sta per essere battuto il calcio di punizione. Sulla palla c'è Pecchia vicino Milanese, in azione di disturbo anche Crasson, prova Pecchia sulla barriera, Longo, conclusione deviata. I minuti di recupero sono già 3. Maini e Braschi comanda alla fine del primo tempo. Regna ancora l'incertezza su questa Coppa Italia. 1-0 per il Napoli nella gara d'andata, per ora 1-0 per il Vicenza, un secondo tempo tutto da seguire. Finora decide il gol di Maini al 21esimo, linea alla pubblicità. Eccovi di nuovo collegati con lo stadio Menti di Vicenza, siamo nell'intervallo della finale di ritorno della Coppa Italia. 1-0 per il Vicenza, 1-0 per il Napoli all'andata. Tutto ancora da decidere con il montaggio curato da Alessandro Forti, realizzato da Fabrizio Feliziani. Andiamo a vedere le azioni salienti del primo tempo. Si comincia con un tentativo di Esposito, assist di Bordin, sinistro non fortissimo, controllato da Brivio. Il gol del Vicenza, Maini prima di testa e poi con il destro a ribadire in gol, 21esimo minuto, l'esultanza di Jimmy Maini, cresciuto nel vivaio della Roma, ha potuto colpire in solitudine, una prima posizione di taglia alla tela, non ha potuto nulla poi il portierone del Napoli sul tentativo da distanza ravvicinata di Maini. Cornacchini per Murgita che prova il destro di volo non inquadrando il bersaglio partenopeo. E ancora il Vicenza con Gentilini, controllo, palla sul sinistro, un sinistro ben indirizzato, ma taglia la tela, ha intuito tutto, deviando in corner. Questo per quanto riguarda le azioni salienti del primo tempo, ora però ci spostiamo a bordo campo, cominciando con Maurizio Busato, a te la linea. Sì, eccoci, siamo a bordo campo con Gabriele Ambrosetti, esattamente 18 minuti è durata la tua partita, poi ti sei fermato e hai dovuto lasciare il posto agli Annunzi, che cosa è successo? Ma poco dopo l'inizio della gara ho sentito piccolo strappo nella gamba durante uno scatto e dopo 5 minuti avevo tutto il muscolo duro e sono dovuto uscire. Mi dispiace perché questa è una partita importantissima che noi sentivamo tutti e anche io in particolar modo.
però intanto almeno per metà siete riusciti ad addrizzarla, adesso il conto è pari, va bene finora, no? Sì, per ora sì, anche se ora comincia il più difficile, perché per portare a casa questa benedetta coppa dobbiamo fare un altro gol, ecco. Dobbiamo stare anche attenti a non subirne uno, perché altrimenti sarebbe tutto più difficile. Cosa deve fare adesso il Vicenza per cercare di mettere a segno il secondo gol? No, dobbiamo cercare i nostri ritmi, dobbiamo cercare di fare un altro gol, perché alla fine giocare bene o giocare male, ma l'importante è fare un altro gol, perché per noi è importantissimo. Grazie ad Ambrosetti, linea Cerquetti. E noi facciamo da sponda, giriamo subito la linea a Salvatore Biazzo. Io sono proprio sotto la tribuna d'onore dove stanno riprendendo posto i presidenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega e dell'Associazione dei Calciatori, Nizzola, Carrara, Carraro e Campana. E siamo con Turrini, grande assente stasera, ancora infortunato, grandi difficoltà per il Napoli soprattutto in avanti. Sì, mi sembra una partita molto nervosa per entrambe le squadre. Fino a questo momento è stata decisa, come spesso succede, da un fatto, da un episodio, che se noi abbiamo avuto una buona occasione pochi secondi prima con Esposito, che ha calciato debolmente su Brivio, poi loro hanno avuto questa palla, Maini per due volte poi l'ha messa dentro, insomma. Comunque è una partita un po' troppo nervosa forse. Ecco, ho visto diverse volte Esposito e Pecchia che si scambiavano praticamente la fascia destra, evidentemente Montefusco cercava di portare o Pecchia o Esposito come seconda punta al fianco di Caccia. Sì, le cose che ci siamo dette in spogliatoio erano queste. Pecchia e Esposito si devono cambiare spesso per cercare di dare una mano a Caccia. Speriamo nel secondo tempo di poter fare un gol. Credo che entrerà Aglietti probabilmente, che pensi? Purtroppo non sono allenatore, anzi meglio così. Ancora no. Bene, grazie Salvatore, per il momento ci fermiamo, ancora un blocco di pubblicità. A 0 per il Vicenza, c'è il Napoli in attacco, Pecchia in area, poi Gentilini, Cornacchini, palleggio, intervento di Ayala, recupera per il Napoli, poi Pecchia, cross, si abbassa, Caccia, ma Esposito era rimasto al limite dell'area di rigore. Non ci sono novità per quanto riguarda le formazioni, cominciamo dal Napoli, squadra ospitata, Taglialatela, Bogossian, Ayala, Baldini, Milanese, Crasson, Bordin, Longo, Esposito, Pecchia e Caccia. Nel Vicenza Brivio, Sartor, Viviani, Lopez, Beghetto, Gentilini, Di Carlo, Maini, Iannuzzi che ha preso il posto dell'infortunato Ambrosetti, Murgita e Cornacchini. Io credo che sia fondamentale per il Napoli chiarire questa posizione offensiva di Pecchia. È un giocatore che può ancora creare delle difficoltà alla Vicenza perché non c'è una marcatura fissa su di lui. Però ripetiamo, questa sera ci sono condizioni ambientali e tecniche, diciamo anche tattiche diverse, per cui Pecchia viene quasi sempre risucchiato a centrocampo. Eccolo in azione, ripeto, è comunque la terza punta del Napoli. Esposito, Baldini, Longo, Bordin, Pecchia. Esposito si propone Milanese, si accentra invece Esposito. Esposito fortunato, poi prova con il sinistro, è stato favorito da un rimpallo. Sì, qui c'è stato anche un grosso imprevedibile errore di filtro da parte di Maini. Maini aveva la possibilità sicuramente di fermare la palla, ha subito il tunnel non so quanto volontario di Esposito e quindi è venuto fuori un mezzo pericolo, dico mezzo perché poi naturalmente il tiro verso la porta non è stato né potente né particolarmente preciso. Il Vicenza vuole il primo trionfo, la prima coppa in 95 anni di vita, fu fondato il 10 marzo del 1902. Il Napoli vuole la sua quarta Coppa Italia, vuole tornare a vincere, gli ultimi successi risalgono al 1990, il secondo scudetto, la Supercoppa di Lega. Ora Pecchia, Milanese, palla che non arriva a Pecchia, intervento è stato di Sartor, poi Gentilini, Ayala, poi per ultimo tocca Longo probabilmente. Comunque al di là dell'errore che ha compiuto adesso devo dire che sicuramente molto apprezzabile il lavoro oscuro di Gentilini. Ripeto, è posizionato nella zona di Milanese, ne ha frenato un pottiglia a fondo nel primo tempo. Un giocatore che è cresciuto notevolmente, eccolo qua, bel dribbling proprio in quest'ultimo mese di campionato. E intanto è incredibile come le forze dell'ordine, la polizia non siano riuscite a intervenire
in quel settore della tifoseria partenopea dove continuano a partire razzi che sono sempre pericolosissimi, anche perché tirati addosso al pubblico. Beghetto taglia la tela. Sì, intanto corredando quello che hai detto, il lancio è cominciato ben prima dell'inizio della partita. Ripeto, io dei fumogeni all'inizio, sì, poi dopo. Esatto. E naturalmente le ustioni in questi casi possono essere all'ordine del giorno. Qui non parliamo di noccioline, non parliamo di stelle filanti. È veramente incredibile come entrino, come continuino ad entrare negli stadi queste cose. E dire che le forze dell'ordine sono in gran numero questa sera, probabilmente sì, fanno anche quello che possono. Sì, l'atteggiamento però è timido da parte della polizia, che resta nei settori laterali per evitare contatti naturalmente tra le tifoserie, ma non riesce a localizzare il punto da cui partono questi. Infatti qui non c'è assolutamente da parte nostra, per l'amor di Dio, nessuna voglia di spranga, c'è soltanto volontà di maggiore prevenzione. Intervento di Brivio. Ultima Coppa Italia conquistata dal Napoli nella stagione 86-87, quella anche del primo scudetto. Per il Napoli comunque vada un risultato importante, essere arrivato a questa finale della Coppa Italia. Ricordiamo, la società 2 anni fa era un passo dal fallimento. Il Vicenza sta avendo proprio in questa annata i suoi problemi societari. Per il Vicenza naturalmente il sogno della prima grande affermazione, che significherebbe anche, come appunto per il Napoli, ingresso in Europa. E ancora un altro razzo che va nella tribuna opposta, in mezzo agli spettatori del Vicenza. Ecco, proprio in quel settore. E un altro ancora subito, stavolta più centrale, incredibile. Forse Tomassetti riesce a darci anche un dettaglio, si vede ancora il fumo. Bazzoli sta segnando sul taccuino tutto questo, ma bisognerebbe intervenire in maniera diversa. È incredibile, ancora un altro. E questo naturalmente non fa che accendere gli animi, soprattutto nell'ottica del dopo partita. Intanto caccia. Suo cross, è arrivato Crasson, colpo di testa. Bordin. Controllo di Bordin. Poi Milanese, sventola di sinistro, si è posto Gentilini. Viviani, elegante su Milanese. Il Vicenza è a metà strada naturalmente tra la spinta verso il secondo gol e la paura di incassare la rete del Napoli. Intanto segnalato il fuorigioco di Cornacchini dal signor Fiori. Ed ecco che Tomassetti ripropone una testimonianza di quanto andavamo dicendo. Ne sono partiti a decine di questi razzi. Incoraggiamento ritmato di tutto il pubblico vicentino per la squadra di Guidolin, mentre Montefusco continua a seguire in piedi l'andamento del match sulla panchina del Napoli, a dare istruzioni. Sventolano anche con grande fiducia le bandiere azzurre del Napoli. Tutto ancora deve essere deciso in questa Coppa Italia. Crasson aspetta, poi crossa, ma troppo tardi secondo signor Saia. Ancora un razzo incredibile. Adesso un altro è arrivato proprio in tribuna a 25 metri dalla nostra postazione, se ne vedono ancora le tracce. Qui evidentemente c'è la paura da parte delle forze dell'ordine di intervenire, quindi creare naturalmente ancora maggiore scompiglio. Però ripeto, naturalmente non si può tollerare una situazione di questo genere, anche perché chi lancia i razzi è ancor più incentivato a farlo proprio nel momento in cui non c'è la minima repressione da parte delle forze dell'ordine. Questo è il discorso. Intanto un cartellino giallo nei confronti di Baldini,
Notate qua, ancora il replay, qua, la pericolosità di questi lanci, che quando arrivano possono far male, soprattutto se c'è uno spettatore magari distratto che non controlla la traiettoria e quella che abbiamo definito la rampa di lancio. Ancora un altro che arriva in campo nell'area di rigore del Vicenza. E forse fra chi lancia questi razzi c'è gente che magari non era manco nata all'epoca del famoso caso Paparelli. Bisognerebbe anche insegnare sui libri di storia queste cose. Ammonito Baldini, peraltro diffidato per ciò che questo significa nell'ottica della prossima stagione. Bogossian, poi Lopez, si lamenta Beghetto per l'errore di Lopez nel momento del passaggio. Bogossian ha lasciato a Crasson l'incarico della rimessa laterale. Tra poco ancora un cambio per il Vicenza, che ha già sostituito Ambrosetti nel primo tempo, Ambrosetti infortunato, con Iannuzzi. Braschi, direttore di gara, ha visto una scorrettezza di Murgita. Ecco Ayala per il Napoli. Siamo al decimo della ripresa, sempre 1-0 per il Vicenza. C'è il rischio, tra virgolette, dei supplementari. Milanese. Arriva Ayala, lo segue Cornacchini. Ayala è forte dal punto di vista delle giocate aeree e ora non è riuscito a intervenire. Longo, destro, abbastanza teso, fuori. E nelle corde di Longo anche il tiro della lunga distanza, l'ha dimostrato soprattutto quest'anno nel campionato primavera. Ricordiamo con Montefusco ha vinto la Coppa Italia primavera assieme a quel giocatore scarlato che sembrava stesse prendendo la strada del Chelsea. Poi Scarlato invece è stato trattenuto a Napoli ed è uno dei pupilli di Montefusco assieme a uno degli uomini della panchina che è Panarelli. Cornacchini, Gentilini cerca di offrirgli una soluzione, Cornacchini va a cercare Iannuzzi, esce e taglia la tela. Tanto mi sembra si stia scaldando D'Ignazio, chiederemo conferma. Abbiamo a bordo campo Salvatore Diazzo, Maurizio Busato. Gianni, posso confermarti che si sta riscaldando D'Ignazio, come avevi segnalato, mentre dall'altra parte si sta riscaldando Aglietti. Eccolo qui D'Ignazio. C'è punizione per il Vicenza. Lopez, Iannuzzi, Braschi fa ripetere l'operazione, corregge la posizione, poi Maini, Iannuzzi, Di Carlo, verticalizza, troppa profondità però, palla irraggiungibile per Gentilini. Montefusco ha già vinto la Coppa Italia quest'anno con il Napoli primavera. Sì, infatti, tra l'altro ricordiamo da giocatore, nel 62 era troppo giovane, andò in panchina, e invece nell'occasione successiva, nel 76, era troppo anziano, andò in panchina anche quella volta. Quindi in pratica da giocatore le due finali le ha disputate però senza mai scendere in campo proprio con la maglia del Napoli. E nel 76 c'era Guidolin in campo con la maglia del Verona. Esatto, che perse, in quella circostanza perse. 62, 76, 87, gli anni vincenti del Napoli in Coppa Italia. Milanese, siamo al tredicesimo del secondo tempo, colpo di testa e poi brivio, in avanti si era portato Bogossian sullo stacco. Non è pressato Brivio, guadagna il terreno, rivediamo il suo intervento sicuro. Poi Bogossian aspetta Di Carlo insieme a Longo, alla meglio centrocampista del Napoli. Milanese caccia bene per Pecchia, l'intervento di Sartor sul numero 11 del Napoli.
è sempre molto rapido in questi recuperi Sartor, lo vediamo, tra l'altro ricordiamolo, è il difensore più veloce del nostro campionato. Qui ha commesso fallo, schierato come difensore centrale questa sera, mentre invece è rientrato in campionato a Milano come laterale. Bordin, capitano del Napoli. Intanto ne approfitto per correggere un errore contro il Milan, naturalmente non a Milano, a Vicenza. Si era occupato di Blomqvist, eccolo qua inquadrato Sartor, ha giocato una bellissima partita, pochi se l'aspettavano perché era fermo da un mese. Un giocatore con tanti problemi, soprattutto a una caviglia, e che comunque è rientrato nel pieno delle condizioni fisiche. Il Vicenza con Cornacchini. Il cross, Crasson, poi Pecchia, taglia la tela, intervento stilisticamente non perfetto. E siamo al quindicesimo, sempre 1-0 per il Vicenza. Caccia, non lo segue Viviani, poi Bordin, Longo, Sartor e Viviani. Gianni, mi senti? Sì, Biazza. Allora, sta per entrare Aglietti per il Napoli, è probabile che esca Esposito, ma vedremo di qui a un secondo. Sta per entrare Aglietti. Di Carlo, poi Iannuzzi, tenta il controllo in un palleggio, Pecchia, Crasson, Esposito, pronto Aglietti, ma continua il Napoli con Esposito, Longo, caccia in aria, palla sul sinistro, palo sul primo palo, ha calciato, caccia con potenza, era battuto Brivio. Napoli sfortunato in questa occasione, buona l'iniziativa di Longo. Rivediamo il passaggio mentre avviene la sostituzione nel Napoli, caccia con potenza, palo. Devo dire che continua con questo palo la stagione molto sfortunata di Caccia. Nel primo tempo avevo ricordato è stata una stagione difficile proprio per il suo rapporto ambientale con Napoli, con i tifosi di Napoli, proprio lui che è un napoletano puro sangue, è proprio lui che era venuto con tante speranze segnando 38 gol nelle ultime tre stagioni. Un Caccia, ripeto, particolarmente sfortunato, poteva essere veramente per il Napoli la svolta della gara. E Aglietti in campo al posto di Bordin. Appicchia la fascia di capitano, siamo al 18° minuto. Gentilini, poi Ayala. Esposito a destra, caccia al centro, Aglietti a sinistra. Il Napoli più spregiudicato, il Napoli cerca il gol che metterebbe in ginocchio il Vicenza costringendolo a segnare altre due volte. Proprio Aglietti, poi Viviani. Allontana di sinistro ma c'è Longo. Iannuzzi alla meglio sul Longo, riparte il Vicenza, lo scatta a sinistra di Cornacchini. Cerca di raggiungerlo Iannuzzi, l'intervento è stato di Ayala che ritarda l'azione del Vicenza, poi perfeziona il disimpegno partenopeo Bogossian. Intervento di Lopez sul Caccia, lascia giocare Braschi, c'è Esposito in possesso di palla. Aglietti, la palla arriva dalle parti di Brivio, un Napoli che sta crescendo, Nesti.
Sì, sta crescendo sicuramente dopo quella parte del primo tempo, dopo la rete naturalmente del Vicenza, in cui la squadra di casa sullo slancio cercava di raddoppiare. Ora gli equilibri tattici sono molto cambiati, il Napoli è tornato veramente autoritario in tutte le zone del campo e credo che sia curioso vedere da adesso in avanti la posizione di Esposito. Un po' per così dire alla Di Livio, gioca particolarmente arretrato, il suo compito è quello di impedire a Beghetto di salire. Cornacchini. C'è un'altra sostituzione, entra D'Ignazio per il Vicenza. Sì, intanto seguiamo Salvatore in diretta, l'azione del Vicenza, occhio sempre naturalmente, colpo di testa di Murgita, palla alta. I minuti sono 19. Sì, tra l'altro questo ingresso di D'Ignazio credo che sia utile proprio per completare un po' il discorso del Vicenza sulla fascia sinistra. Adesso le punte del Napoli sono tre più Esposito. In particolare sarebbero utili due uomini, uno in posizione più arretrata, uno in posizione più avanzata, proprio sulla fascia mancina del campo. Staremo a vedere. Cornacchini forse ha spinto su Ayala, che stava scegliendo il tempo dello stacco. Calcio di punizione per il Napoli. Naturalmente Gianni, con l'uscita dal campo di Bordina bisogna anche dire che Pecchia terrà una posizione più arretrata, più da centrocampista, però attenzione, c'è un tiro dalla lunga distanza assolutamente imprevedibile. Iannuzzi, sì, proprio lui. Ignazio che non è al 100% delle condizioni fisiche. Intanto Lopez, Maini, Iannuzzi, prova il corridoio per Di Carlo che verticalizza per Cornacchini, intervento di Bogossian che poi insiste, è rimasto a terra Cornacchini, poi Gentilini recupera per il Vicenza, cross va a cercare Murgita e il Napoli si salva in calcio d'angolo con Baldini, mentre Maini va a incoraggiare Cornacchini. Sulla palla, intervento di Bogossian, poi va giù Cornacchini. E calcio d'angolo per il Vicenza. 21esimo minuto. Il minuto 21 è un minuto fatale in queste sfide di Coppa Italia tra Napoli e Vicenza. Milanese. Poi Gentilini che recupera sul caccia. Ayala involontariamente facilita a Cornacchini la rovesciata. Maini di testa, taglia la tela e calcio d'angolo. E c'è da dire che questo secondo tempo ci sta regalando delle fasi veramente sorprendenti a livello di capovolgimenti di fronte. Abbiamo visto 10 minuti alla grande del Napoli, adesso c'è stato il risveglio del Vicenza e con la squadra tutto il pubblico. È un secondo tempo tutto da seguire, sicuramente molto interessante, sul filo dell'equilibrio. Calcia Iannuzzi, Maini il miglior attaccante del Vicenza fino a questo momento. Il gol ed ora questo colpo di testa, un buono stacco, anche abbastanza ben indirizzato. Gentilini. Di Carlo, il Napoli con Esposito, con l'ingresso in campo di Aglietti, l'uscita di Bordin, più spazi, gara più aperta, si può dire, Nesti? Sicuramente, perché almeno all'apparenza è molto più sbilanciato il Napoli, quindi dovrebbero esserci più spazi a centrocampo, anche se Pecchia dovrebbe tenere una posizione più arretrata, io credo, come questa. Pecchia verso Crasson, Esposito. Prova il numero, vicino c'era Cornacchini che scatta. C'è rimessa laterale per il Napoli. Rivediamo lo splendido stacco di Maini e taglia la tela. Gol di Maini al 21esimo del primo tempo. Da ricordare anche il palo colpito con un gran sinistro da Caccia. Viviani. Ancora una giocata di Fino su Caccia, stavolta però senza guadagnare spazio. Poi in avanti Sartor. Baldini. Intervento di Maini che riconosce di aver commesso fallo su il numero 15 del Napoli. Punizione.
milanese. In avanti Ayala, restano indietro Bogossian e Baldini per il Napoli. Vediamo se il Napoli prova lo schema o se tenta direttamente la conclusione. Milanese, opposizione a due in barriera per il Vicenza di Carlo e Cornacchini. Milanese, lungo, carica il destro, fuori. Montefusco sa che il Vicenza diventa molto pericoloso quando hanno la possibilità gli esterni della difesa, da una parte Viviani ma soprattutto dall'altra parte Beghetto, lo abbiamo visto nel primo tempo, di salire e appoggiare i centrocampisti. Quindi coraggio sì, ma oculatezza nel mandare in campo le tre punte, nel mandare in campo Aglietti, perché ne tiene due larghe e una al centro caccia. Le due larghe naturalmente hanno il compito, sono Esposito e Aglietti, proprio di frenare le eventuali avanzate di Beghetto e Viviani. Lancio di Lopez. Ayala controllato Cornacchini, riparte il Napoli. Pecchia, lungo, di prima caccia. Maini recupera sul lungo, poi Gentilini, Lopez, Maini, ancora facilità di corsa, Maini, 25esimo della ripresa. Beghetto prova a calibrare il cross, milanese, Gentilini subito, Iannuzzi, Iannuzzi contro Trasson, Iannuzzi, interessante il suo cross, non era pronto sul secondo palo Cornacchini. Devo dire che oltre a essere stato un bel cross è stato un ottimo tiro a rientrare, perché il pallone è finito molto vicino dal palo, ma mi sembra che chieda la linea a Biazzo. Sì, due sostituzioni, entra Altomare per il Napoli e D'Ignazio per il Vicenza. Tanto malinteso tra Aglietti ed Esposito. Sartor, Sartor che sembra interessi molto all'Inter. Urgita, controllo non facile ed efficace, milanese di testa e poi taglia la tela. In effetti c'è una situazione da sistemare assolutamente nel centrocampo di Montefusco, perché praticamente Napoli adesso è schierato con una specie di 3-4-3. In mezzo al campo sono rimasti Pecchia, che però sta molto avanzato, quasi da mezza punta, e Longo, che non è neanche un marcatore di ruolo, non è neanche fortissimo in fase difensiva. Quindi questo è il motivo per cui in questa fase ha buon gioco il Vicenza e libertà soprattutto Maini a centrocampo. Maini supera un avversario, non il secondo. Longo fa ripartire il Napoli. Maini è rimasto a terra, prova a rialzarsi. Intanto caccia, caccia, ha saltato Viviani. Esposito, palla sul destro, ora sul sinistro. Esposito, e quando tira non trova la porta del Vicenza. Guidolin ha compiuto un atto d'umiltà molto apprezzabile prima di questo incontro, ha detto: noi siamo forti come organizzazione di gioco, ma individualmente io credo sia più forte in Napoli. Devo dire che è molto vero, soprattutto guardando le giocate di questa sera e soprattutto rivalutando quel caccia, è stato protagonista anche di questo spunto, quel caccia che ha passato una brutta stagione e che secondo me può rendere molto di più di quanto ha reso mediamente in questo campionato. Nel Vicenza, fuori Cornacchini, il bomber del Vicenza in questa Coppa Italia, è dentro D'Ignazio. Nel Napoli lascia la ribalta Longo, sostituito dal numero 24 Altomare. E guarda caso sembrerebbero tutte e due mosse difensive, perché i tecnici si sono resi in conto che reciprocamente in questi ultimi 20 minuti si è ballato da una parte e dall'altra un po' troppo a centrocampo, troppe libertà concesse agli avversari. Non perde tempo Maini. Beghetto, teso il sinistro di Beghetto, che ha provato addirittura a sorprendere, taglia la tela dalla distanza. Montefusco ha confessato di aver passato notti insonni quando è stato chiamato alla guida della prima squadra, poi anche se con difficoltà e sofferenza è stato raggiunto l'obiettivo della salvezza, ma Montefusco ha già dichiarato: tornerò nel settore giovanile, non vuol più sapere di continuare con queste responsabilità, con questo peso.
E questa era una cosa che era capitata anni fa, proprio alla stessa maniera a Vatta, al Torino, che aveva allenato la squadra nelle ultime giornate, non era stato fortunato, la squadra era andata in B, aveva detto ho voglia di tornare nel mio mare pulito, e si riferiva proprio al settore giovanile. C'è punizione per il Napoli, abbiamo visto con quanta partecipazione gli elementi della panchina azzurra seguono l'andamento di questo secondo tempo. Bogosian picchia, sbaglia l'arresto di petto Di Carlo, Lopez, Murgita, Maini, ottima la sua apertura di prima per D'Ignazio, poi Beghetto, l'asse sinistra del Vicenza, c'è calcio d'angolo per, no, così sembrava inizialmente, rimessa da fondo campo. Io pensavo che con l'ingresso in campo di D'Ignazio il Vicenza passasse al 4-5-1, invece vedo che Iannuzzi fa la seconda punta al fianco di Murgita. Ricordiamo che Iannuzzi si considera un centrocampista offensivo, ma nella Lazio l'anno scorso, quando ha giocato in A, ha giocato anche proprio da seconda punta. In sostanza ha avanzato la sua posizione Beghetto sulla linea dei centrocampisti, Iannuzzi in avanti accanto a Murgita, quindi per il momento possiamo ancora parlare di 4-4-2. Sì, infatti Iannuzzi è marcato uomo da Ayala, che all'inizio della partita marcava invece Cornacchini. Alto mare, ma c'è la rimessa per il Vicenza. Vicenza che ha eliminato Lucchese, Genoa, Milan e Bologna. Il Napoli ha sbarrato la strada al Monza, al Pescara, alla Lazio, all'Inter. Viviani, Urgita, poi Baldini, Gentilini di prima con l'esterno del destro, Bogosian su Murgita, caccia, prolunga, non può nulla Pecchia, Sartor e Lopez, stacco di Ayala, Milanese prova la finezza, caccia e poi commette fallo su Viviani, punizione per il Vicenza. Abbiamo rivisto l'intervento di caccia su Viviani, poi Murgita, Iannuzzi, D'Ignazio, si oppone Esposito al cross, c'è calcio d'angolo. Siamo al 32esimo minuto del secondo tempo. Iannuzzi dalla bandierina, Ayala, poi Aglietti, caccia, attaccato da Sartor, temporeggia, caccia con lucidità, ha trovato poi Baldini, non te la fare per Pecchia, Sartor, Iannuzzi di testa per Murgita, Murgita fermato da Bogosian, ancora il Vicenza con Viviani, le finte di Viviani, saltato Ayala, il cross morbido di Viviani, taglia la tela, aspetta che i suoi si portino in avanti, taglia la tela. E qui devo dire che è stato molto bravo prima Viviani, anzi prima Iannuzzi col suo spunto a centroarea, col suo assist, e poi Viviani che almeno in questa circostanza, vedete il dribbling, si è ritrovato nei panni di qualche tempo fa quando giocava centrocampista, quando giocava fantasista, e ha scodellato un ottimo cross riscoprendo in pratica i suoi trascorsi calcistici. Iannuzzi era anche solo in area di rigore del Napoli, ha subito cercato la torre per Murgita, forse avrebbe anche potuto continuare da solo, è facile dirlo dalla tribuna, ovviamente sì. Beghetto, poi Ayala, Aglietti, Picchia che ha ricevuto da Bordin la fascia di capitano,
Viviani. Ayala direttamente in fallo laterale. Sfiora appena Iannuzzi. Bogossian. Alto mare. In anticipo su Beghetto. Esposito, ma intuisce tutto d'Ignazio. Break del Vicenza. Ancora Esposito e nuovamente calcio d'angolo. E intanto siamo arrivati al 34esimo minuto. Se le cose naturalmente andassero avanti così, sarebbero tempi supplementari. Cominciamo a ricordare Vicenza 8 volte i supplementari nella sua storia di Coppa Italia, Napoli addirittura 12 volte. Iannuzzi. Bogossian tiene ad occhio Maini, taglia la tela. Certo, a questo punto un errore potrebbe risultare fatale, determinante. Sicuramente sarebbe un errore chiave, perché naturalmente quando resta così poco, poi consideriamo che le energie fisiche sono residue e le due squadre direi che si sono molto equilibrate in tante fasi della partita. Iannuzzi, ottimo il controllo. Poi cross larghissimo, protegge la rimessa da fondo campo in favore del Napoli. Baldini, niente da fare per Murgita. Molto rapidamente racconto una retroscena che può riguardare la sostituzione di Longo. Domenica c'era stato un battibecco fra Bogossian e Longo, si era lamentato col giocatore perché era stato molto bravo il giovane Longo nel primo tempo in fase di impostazione, poi nella ripresa non rompeva più il gioco avversario, non era più bravo nel contrasto di centrocampo. Effettivamente Longo non è fortissimo in fase difensiva, questo può essere il motivo dell'inserimento in campo di Altomare. Milanese. Lopez su Caccia. Subentra forse, mischia anche un po' di paura a questo punto del secondo tempo. Sì, questa c'era già tra l'altro all'inizio della ripresa. Mi sembrava che le due squadre si fossero un po' adagiate sul controllo reciproco, però poi sono venute fuori quelle due folate incredibili da una parte e dall'altra, quindi stiamo a vedere fino alla fine. Milanese. Aglietti. Cambia verso Crasson. Caccia. Esposito. Pecchia. Prova una girata. Al volo. Non ci sono problemi per Brivio. E comunque devo dire che i tre, quando si intendono naturalmente Pecchia, Caccia, Esposito, dimostrano di avere un tasso tecnico superiore al resto della squadra e naturalmente possono sempre mettere in difficoltà la difesa di Guidolin. Una sfida che vale anche molti soldi, svariati miliardi. Innanzitutto il miliardo di differenza tra la finalista perdente e quella vincente. Le due squadre si sono già aggiudicate in quanto finaliste 2.250 milioni, ma altri 1.000 andranno a chi vincerà. E poi naturalmente gli incassi TV, botteghino, derivanti dalla partecipazione alla Coppa delle Coppe. Rischia Baldini, deve giocare di piede, taglia la tela. Lopez, poi Di Carlo. C'è punizione per il Napoli. Aglietti. Lì c'è il controllo Esposito. Maini. Iannuzzi, uscito nel divario della Lazio. Il gol della Roma invece Maini, che ha toccato a Lopez. Lopez con precisione per Iannuzzi, che prova la conclusione al volo. Tecnicamente una delle fasi più belle dell'incontro, il lancio di Lopez, la conclusione al volo di piatto destro da parte di Iannuzzi.
E questo è un giocatore che soprattutto i colleghi che lo vedono normalmente nel Vicenza sta venendo fuori veramente alla grande, può essere importante anche per il futuro della Lazio, perché lo ricordiamo, si tratta di un prestito al Vicenza per 200 milioni. Ha segnato due gol col Perugia e con l'Inter, ha giocato benissimo col Parma e il Vicenza in quella partita giocò male. Ha 21 anni, elemento sicuramente da tenere d'occhio perché è molto talentuoso. Intervento su Caccia, punizione per il Napoli, rivediamo. Parte in posizione regolare Iannuzzi, poi al volo scarica il destro. Ne vuole 4 in barriera Brivio. Milanesi sulla palla. Ancora una volta. Iannuzzi in copertura per controllare Aglietti. Pronto anche Bogosian, calcia però Milanese malamente. Sì, naturalmente è sempre spiacevole parlare degli assenti, però è giusto anche farlo come abbiamo fatto per gli assenti del Vicenza. Ricordiamo che nel Napoli manca Cruz è un giocatore formidabile nel tiro della lunga distanza, l'ha dimostrato più volte in questa stagione e naturalmente su queste battute da fermo soprattutto si sente la sua assenza, non soltanto nelle geometrie di centrocampo. Picchia Gita, Maini, poi Ayala. Non controlla Ietti. I minuti sono 40 del secondo tempo. Viviani, Sartor. Viviani. Proprio sotto gli occhi di Montefusco per questa rimessa laterale. Murgita prova a lanciare Gentilini, fermato da Baldini in scivolata, anzi da Milanese. Poi Di Carlo, sinistro di Di Carlo. Viviani sbaglia, Sartor parte, Caccia aspetta, Sartor Caccia trattenuto anche per la maglia, efficace Caccia su Sartor, sbaglia il cambio Beghetto, poi Crasson, Bogosian, Esposito, lo ferma Beghetto, poi Altomare su Maini. Sartor lascia al capitano del Vicenza Lopez con il Vicenza dalla Serie C alla finale della Coppa Italia. Viviani, Sartor, ancora Gianni Lopez, Sartor. I minuti sono 41 e 35 secondi e c'è punizione per la squadra di Guidolini. C'è una grandissima attenzione da parte di Montefusco nell'impedire al Vicenza di mandare al cross Beghetto. Beghetto aveva cominciato la partita da terzino, poi con i vari cambiamenti e sostituzioni adesso gioca nel suo ruolo più naturale di esterno sinistro e Montefusco gli ha messo addosso quel Crasson che invece all'inizio marcava Ambrosetti. Naturalmente si vuole impedire il cross e anche il tiro a Beghetto considerando la capacità di saltatore a centro area di Murgita. Iannuzzi per la punizione. Aglietti aveva allontanato Altomare di testa. Lopez, Dignazio, lancio di Dignazio, forse una spinta di Iannuzzi. Viviani, Gentilini arriva prima di Pecchia, poi Maini, Milanese, Viviani prova la sovrapposizione, Milanese non si fa ingannare, una finta. Ayala,
E ribadisco che è stato preziosissimo in questa partita il contributo di Gentilini. È un giocatore che è arrivato al Vicenza a stagione cominciata in cambio di Soggia, uno scambio con il Padova. Giocatore di grande sostanza che si è inserito molto bene nel centrocampo nella doppia fase sia di contenimento sia anche di impostazione. Gli annunzi di Carlo. Esposito. Per Aglietti. Scatta a sinistra, caccia. Aglietti. Su di lui Ignazio Sartor. Finezza di Sartor, giocata elegantissima, poi Murgito, Beghetto, Maini, 43 minuti 40 secondi, Iannuzzi, Ayala, poi Lopez, sbaglia l'aggancio Pecchia, la Murgita di Carlo, Altomare, stop di petto, con precisione e lucidità per Aglietti. Esposito, non supera D'Ignazio, tiene però la rimessa laterale, è un finale tutto da seguire, non si sa ancora quale strada prenderà la Coppa Italia, intanto rivediamo la sciccheria di Sartò. Dopo le libertà concesse a centrocampo, concessesi reciprocamente dalle due squadre nella parte centrale del secondo tempo, le mosse degli allenatori mi sembra abbiano sistemato meglio le cose da tutte e due le parti. Voglio dire che c'erano dei pericoli evidenti sia sul fronte del Vicenza sia sul fronte del Napoli, ma le ultime mosse di Guidolin e Montefusco hanno, io credo, cementato una maggiore sicurezza all'interno dei reparti centrali. 44 minuti 40 secondi. Sono alle porte i tempi supplementari. Due minuti di recupero. Segnalati da Bazzoli. Taglia la tela. Bogossian. Credo ci sarà un brevissimo break pubblicitario alla fine dei tempi regolamentari, ma restiamo in diretta per seguire l'attacco del Vicenza con Iannuzzi. Giù Iannuzzi, tutto regolare per Braschi. Bogossian fa ripartire il Napoli. Milanese. Aglietti. Milanese, caccia, Milanese, Sartor, poi Ayala, Aglietti, Milanese, Altomare, intervento di Maini, calcio di punizione. Milanese. Altomare. Pecchia, è il tempo di girarsi. Crasson non controlla, regala la rimessa laterale al Vicenza. Già un minuto di recupero. Un fumogeno nel settore della tifoseria del Napoli. Non vorrei dire, ma forse si sono un po' placati o magari hanno esaurito i razzi i tifosi, non lo so. In scivolata Murgita. Baldini. Esposito, intervento su Esposito, punizione, 30 secondi al fischio di chiusura dei tempi regolamentari. E punizione per il Napoli, protesta Guidolin. Allarga le braccia, Braschi ha deciso, lo vede, ecco Braschi, non va bene così, dice Guidolin. Siamo oltre il secondo minuto di recupero. Abbiamo rivisto l'intervento di Viviani su Aglietti, forse è del Napoli l'ultima chance. Si sgola Guidolin, due uomini in barriera, sulla palla Esposito, Milanese, calcia con il destro Esposito, Crasson, Murgita, ma è intervenuto Braschi. Chiede la palla Braschi. Sono finiti i tempi regolamentari, 1-0 per il Napoli all'andata, 1-0 per il Vicenza al ritorno, c'è bisogno
dell'extra time, dei tempi supplementari. Li seguiremo naturalmente con grande emozione e partecipazione. Per il momento un brevissimo blocco di pubblicità. Collegati in diretta con lo stadio Romeo Menti di Vicenza. È la fase del recupero, i giocatori stanno pescando nel più profondo serbatoio delle loro risorse. Tra poco i tempi supplementari in questa sfida che assegnerà la Coppa Italia. Nesti, allora cosa possiamo dire in sede di commento mentre rivediamo le azioni salienti? Innanzitutto il gol del primo tempo. Allora ti rubo un attimo lo spazio, Maini. Prima il colpo di testa, questo al 21esimo del primo tempo, taglia la tela, bruciato poi da Maini al momento del tentativo di rinvio da parte del portiere del Napoli. Passiamo al secondo tempo, Longo, caccia, gran sinistro, palo. Napoli sfortunato in questa occasione. Il Vicenza prova la risposta, ancora Maini che impegna, taglia la tela. Intervento non facile. Come nel primo tempo taglia la tela, si era opposto a Longo. Poi Lopez per Iannuzzi che prova al destro una conclusione al volo. Ora torniamo in diretta dopo questi highlights, il commento prima dei tempi supplementari. Nesti. Ma guarda, un commento generale naturalmente lo rimandiamo. Io vorrei dire a proposito di questo secondo tempo regolamentare una cosa. A metà di questo secondo tempo poteva veramente succedere di tutto. C'erano fasi di grande libertà concesse reciprocamente dalle due squadre ai centrocampisti e infatti abbiamo visto folate da una parte e dall'altra, pericoli sia per Brivio sia per Taglialatela. Probabilmente due inserimenti in campo da parte dei tecnici hanno rimesso le cose a posto, a scapito magari anche un po' dello spettacolo, in mezzo al campo in difesa. Mi riferisco all'ingresso in campo di D'Ignazio da una parte e Altomare dall'altra. D'Ignazio ha puntellato la difesa sulla sinistra, ha controllato molto meglio Esposito, ha consentito a Beghetto di riproporsi nel suo ruolo naturale, che è quello di esterno sinistro. E quindi così Guidolin ha sistemato la difesa e il centrocampo del Vicenza. Dall'altra parte si vedeva che Longo nel secondo tempo stava calando molto sul piano del ritmo e soprattutto a livello difensivo non riusciva più a contenere Maini. È stato messo dentro Altomare e Altomare più fresco ha limitato sicuramente la raggio d'azione di Maini che è stato uomo gol, non dimentichiamolo in questo incontro. Sciarpetese per i tifosi del Vicenza, sventolano le bandiere del Napoli, linea Salvatore Biazzo. Ecco, sono con Longo, appunto parlavi della sostituzione con Altomare. Longo, qualche difficoltà nel secondo tempo anche se è stato colpito un palo da caccia e c'è stata un po' di sfortuna. Ma sì, come hai detto tu, abbiamo avuto un po' di sfortuna con il palo di caccia. Diciamo che la partita è ancora tutta da giocare con i supplementari, spero che vada bene. Partita molto equilibrata, convieni? Sì, molto difficile, lo sapevamo. Sì, è una partita molto equilibrata, avevano trovato il gol su palla inattiva, noi abbiamo avviato il palo e adesso speriamo che vada tutto bene. A voi cerco di Annesti. Grazie Biazzo. Braschi ha parlato con Caccia. Comincia il primo tempo supplementare allo stadio Menti di Vicenza tra Vicenza e Napoli. Non sono bastati 180 minuti più quelli di recupero per assegnare la Coppa Italia 96-97. Sarebbe la quarta per il Napoli, la prima per il Vicenza. Baldini due volte, Gentilini, Viviani, Bogossian trova la misura dell'intervento, poi il lancio per Caccia, cerca di raggiungere Aglietti. D'Ignazio che è entrato al posto di Cornacchini nel secondo tempo, Viviani, Di Carlo, tocco di classe di Murgita per Beghetto. D'Ignazio, parte il cross, Caccia, l'ha scivolato Murgita in precedenza, Caccia guadagna qualche metro su Viviani e Caccia con il gomito destro ha colpito Viviani. Prosegue l'azione di Caccia che poi tira fuori, c'è la reazione dei giocatori del Vicenza su Caccia, deve intervenire Braschi per evitare che la faccenda si complichi, poi arriva Altomare a prendere le difese del compagno di squadra, una manata anche in faccia da parte di Altomare ad un avversario, anche milanese, è della rissa. Interviene anche Bazzoli, il quarto uomo, speriamo che
la situazione venga ricomposta. Vediamo i provvedimenti di Braschi. Espulso, Caccia. Tra l'altro è veramente incredibile quello che ha combinato Caccia, perché aveva fatto tutto benissimo partendo dalla sua tre quarti di campo. Adesso fra poco lo rivedremo. Aveva controllato il pallone, aveva governato perfettamente la situazione e guardate qui, ha compiuto un fallo assolutamente inutile, una gomitata sull'avversario, su Viviani. Ripeto inutile perché l'avversario tra l'altro non aveva commesso fallo e perché Caccia da quella posizione poteva perfettamente fermarsi e rigiocare il pallone all'indietro. Peccato, ha rovinato veramente tutto perché stava giocando una bella partita. E Caccia ringhia addirittura sul quarto uomo Bazzoli. Ha perso la testa in questo momento, insiste nelle sue proteste e Caccia ha davvero inguaiato la sua squadra con questa gomitata che è stata documentata anche da vari replay. Ed ora il Vicenza è in superiorità numerica mentre arrivano naturalmente altri razzi. Rivediamo, eccolo qui il momento, forse questo non è il replay più saliente. Le proteste poi di Caccia, che naturalmente poi si è reso conto del danno anche apportato alla squadra, lasciata in inferiorità numerica al secondo minuto del primo tempo supplementare. Il Vicenza in avanti. Gentilini, palla sul sinistro, cross. Viviani, Murgita in palleggio. Murgita ha usato anche lui le braccia per farsi largo, è rimasto a terra un giocatore del Napoli. Urgina è mandato a quel paese d'alto mare. Sì, Biazzo. Oh, il Guidolin ha chiamato Rossi, gli sta facendo togliere la tuta, probabilmente tra qualche minuto lo manderà in campo, evidentemente cerca di sfruttare questa espulsione di Caccia nel modo più conveniente. Vediamo Rossi a bordo campo che si sta riscaldando, dovrebbe entrare tra pochissimo, staremo a vedere al posto di chi. Per proteggere il tentativo di controllo, Murgita ha allargato il braccio sinistro, era Busato che interveniva da bordo campo, abbiamo Maurizio Busato e Salvatore Biazzo per gli interventi da bordo campo. Il Napoli in 10 in casa del Vicenza nei tempi supplementari della finale di ritorno della Coppa Italia. Viviani. Napoli che peraltro è stato protagonista di grandi imprese in inferiorità numerica. Ricordiamo anche quella in casa della Lazio. Sì, proprio in questa edizione della Coppa Italia ha dimostrato di poter ovviare a questi problemi. Questa è la finale, vediamo quello che succede anche con l'affaticamento dei tempi regolamentari. Lopez, Murgita, taglia la tira. Io credo che con l'ingresso in campo di Rossi naturalmente Guidolin voglia cercare di mettere in difficoltà, magari in inferiorità numerica, in Napoli a sinistra dove c'è Milanese. È probabile l'esclusione di uno dei giocatori della difesa, comunque non anticipiamo le cose, è chiaro che qualcosa Guidolin farà proprio per approfittare di questa ghiottissima occasione numerica. Esposito, alto mare. Tra poco toccherà Maurizio Rossi per il Vicenza. Intanto Beghetto. Cross di Beghetto. Murgita. Non arriva. Duello verbale tra Iala e Murgita. Taglia la tela. Solo Aietti sembra onesti ormai in avanti per il Napoli. Napoli 10 contro 11. Dovrà essere Esposito forse a sostenere un po' più l'attacco, se attacco naturalmente ci sarà per il Napoli. Adesso deve controllare il Vicenza in superiorità numerica. Un giocatore del Vicenza a terra, prosegue l'azione dei biancorossi. Beghetto, Iannuzzi fuori di un soffio. Poteva essere la palla della Coppa Italia per il Vicenza. Iannuzzi, un varco a destra, ha cercato l'angolo lontano, raso terra. Un'occasione veramente incredibile. Intanto dicevi del giocatore a terra, Maini. Si tratta di Maini, sì. Infatti si sta rialzando.
E rivediamo, è andato a vuoto clamorosamente Ayala, aveva la possibilità di respingere e vedete angolato, sicuramente non poteva fare meglio Iannuzzi, angolo però troppo largo, tagliatela ormai battuto, il pallone che è andato ad accarezzare letteralmente, come si dice in gergo, il palo. Rivediamo ancora, pesante l'errore di Iannuzzi a tu per tu con tagliatela. Esce Gentilini. E infatti proprio con l'uscita di Gentilini io credo che ci sia questa volontà da parte di Guidolin di rafforzare la fascia destra del campo. Comunque vediamo un attimo, perché a questo punto le mosse possibili sono tante. Rossi è un tornante destro naturale. Il Vicenza potrebbe concludere la partita con due giocatori in grado di crossare per Murgita, e cioè proprio Rossi a destra e Beghetto a sinistra, ma c'è un cambio anche nel Napoli. Sì, Gianni. Sì, Biazzo. Allora, entra Panarelli perché Crasson ha qualche problema, all'inguine, forse uno strappo inguinale, ce l'ha segnalato il medico sociale del Napoli, quindi entra Panarelli, uno dei giovani delle promesse del vivaio di Montefusto. Infatti Panarelli è un centrocampista tarantino di 21 anni, prima stagione nel Napoli dopo tre nel Taranto, uno dei tre giovani portati in prima squadra da Montefusco con Scarlato e Longo. Dunque gettato nella mischia con una squadra, la sua in inferiorità numerica, Panarelli nel primo tempo supplementare di questa finale di ritorno alla Coppa Italia. Iannuzzi si perde nell'affondo, ora il Napoli proprio con Panarelli. Viviani, non può nulla Aglietti, circondato da avversari biancorossi. Rossi, Di Carlo, si propone Viviani, rinuncia al cross, cerca di superare Milanese in area, Viviani pecchia alla meglio. Milanese, Di Carlo, pecchia ancora Di Carlo e taglia la tela. È da notare come Guidolin non abbia sostituito un difensore, ha semplicemente cambiato le caratteristiche del centrocampo, ha tolto un giocatore più che altro di quantità come Gentilini e ha inserito un tornante come Rossi. C'è da dire naturalmente che alle spalle di Rossi ha la possibilità di salire molto di più adesso Viviani, lo ricordiamo, centrocampista d'origine, può essere l'uomo in più della squadra quando attacca. Non sono più possibili sostituzioni nel Vicenza, Iannuzzi per Ambrosetti nel primo tempo, poi Ignazio per Cornacchini, Rossi per Gentilini. Viviani uomo libero, si aspetta Milanese sulla sua tre quarti. Maini vuole ancora l'avanzata di Viviani che sbaglia la verticalizzazione. E credo che su quest'asse, Gianni, ne vedremo di parecchie di azioni del Vicenza nei supplementari, perché è chiaro, ricordiamolo sempre, il Napoli in 10 non può assolutamente ovviare in tutte le zone del campo all'inferiorità numerica. Altomare su Maini, Milanese che è preso da... Ne aspetta due. Da due avversari. Sì. Aspetta Rossi, aspetta Viviani. Milanese prolunga. E Sartor, Viviani. Ayala, niente da fare per Iannuzzi. Bogossian in scivolata per anticipare Murgita. Sartor, Maini, decimo minuto del primo tempo supplementare. Lopez, Sartor e insiste dalla stessa parte come anticipava Nesta in Vicenza. Viviani, Rossi, arriva anche Altomare, giù Rossi, intervento di Braschi e la punizione per il Napoli. Tra l'altro il Napoli con l'espulsione di Caccia ha perso anche uno dei suoi rigoristi, che Caccia, il nome di Caccia figurava tra i cinque indicati da Montefusco, ma è presto per parlare di calcio di rigore. Viviani, Baldini, poi Panarelli, Lopez, proprio sotto gli occhi di Braschi che comanda la punizione in favore del Napoli, ossigeno questo per la squadra partenopea che a questo punto ha come obiettivo l'arrivo indenne ai calci di rigore.
Ricordo ancora nella storia della Coppa Italia 8 volte il supplementare il Vicenza, 12 volte il Napoli. Sartor, Maini, Viviani, distratto Rossi, Milanese per il Napoli, Aglietti, Milanese, ancora Aglietti, Aglietti contro Viviani, giù Viviani, ha spinto Aglietti, toccato le piede d'appoggio dell'avversario, punizione, brivio per Maini. Con decisione Bogossian, ancora lui, Milanese, Aglietti, Milanese addirittura cerca il retropassaggio, sbaglia, deve rimediare Bogossian, lo fa con una rovesciata non troppo convinta in fallo laterale. Ho avuto la sensazione che per un attimo Baldini abbia chiesto a Montefusco se non era il caso di rivedere la sua posizione e giocare a zona in difesa, quindi posizionarsi a sinistra con Milanese, ma mi sembra per il momento Montefusco preferisce insistere col libero e due marcatori, poi sentiremo Biazzo. Deviazione di Pecchia. I minuti sono quasi 13 nel primo tempo supplementare. Viviani vuole la palla di Carlo, viene accontentato. Viviani può crossare con il destro. Murgita. Poi Bogossian, Aglietti. Stava per essere preso in controtempo. Pecchia spinge di Carlo. Punizione per il Napoli. Chiedo un attimo a Biazzo se per caso ha visto, ha sentito. Sì, effettivamente era sì, come diceva Nesti. Infatti Montefusco ha ribadito le sue decisioni e ha richiamato anche Aglietti a dare un supporto maggiore in difesa. E certo, giocando a uomo l'unica è il contributo che possono andare ancora le punte in ripiegamento a supporto del centrocampo, perché sennò dietro la squadra balla. Viviani, Di Carlo, Lopez, Vignazio, Beghetto, c'è calcio di punizione per il Vicenza. Bogossian sostiene di essere entrato sulla palla e invece no, come sembra da questo replay. Il Vicenza con la superiorità numerica, il Napoli con il cuore, con la grinta, con la forza agonistica, e si fanno sentire i tifosi del Vicenza con il loro applauso ritmato. Calcio di punizione, Iannuzzi sulla palla, c'è solo Aglietti per il Napoli fuori dall'area di rigore. La punizione di Iannuzzi, taglia la tela, mette subito in movimento Milanese. Intanto un minuto di recupero. Ottimo l'esterno sinistro di Milanese per Panarelli. Esposito, Pecchia, Aglietti, salta Maini, poi ritarda però l'apertura a destra. Beghetto, Vignazio, cross di Vignazio, Baldini, Panarelli, con bella personalità. Poi Esposito, finezza di Esposito, Aglietti, aspetta il rimbalzo, Milanese, Altomare, calcio di punizione per il Napoli, giù Esposito, attaccato da Lopez, e c'è cartellino giallo per il capitano del Vicenza. Intervento da dietro, ammonito Lopez. E se n'è andato il primo minuto di recupero del primo tempo supplementare. Altomare incoraggia Esposito, si porta in avanti Ayala. Dalla panchina del Napoli fanno segni ad Altomare di difendere, rimanere sulla linea di centrocampo. Prova in tuffo, in torsione Ayala, quasi un passaggio a Brivio, ma Braschi
fischia la fine del primo tempo supplementare. Ancora tutto da decidere. Durante la partita abbiamo sottolineato, mentre rivediamo alcuni degli episodi salienti di questo incontro, in particolare l'ultimo, abbiamo sottolineato come il Vicenza sia stato molto penalizzato dagli infortuni sia nella partita di andata sia in quella di ritorno. In quella di andata con Otero, con Adignazio, in questa di ritorno con l'infortunio di Ambrosetti. Però credo sia giusto sottolineare, e la prestazione in questo senso del Napoli per il momento è veramente eroica, la doppia mazzata che è caduta, che è proiettata sulla testa di Montefusco. L'espulsione di Caccia, ma attenzione, anche l'incidente di Crasson. Crasson era riuscito a mettere, per così dire, la museruola, a frenare Beghetto su quel fronte sinistro dell'attacco del Vicenza. Adesso Montefusco è costretto a mandare in campo, a impiegare un ragazzino, se la sta cavando bene per il momento, Panarelli, proprio su Beghetto. Quindi direi non limitiamoci soltanto alla considerazione del fatto che Napoli è in 10 contro 11, consideriamo anche che ha perso un elemento che Crasson poteva essere fondamentale nel riequilibrare la squadra proprio adesso che era in 10 contro 11. La tristezza di Beto. Sì, l'apprensione direi più che altro. All'inizio del secondo tempo supplementare e con la sua squadra in inferiorità numerica. E poi diciamo la verità, sperava di giocare. È cominciato il secondo tempo supplementare tra Napoli e Vicenza, allo stadio Menti. Maini. Lopez. Maini. Viviani. L'ho aspettato Milanese, Viviani, Milanese non si fa superare. Quando sale Viviani, Milanese aspetta e Bogossian si sposta leggermente a sinistra, pronto all'intervento in seconda battuta. Panarelli. Sta muovendo senza timori reverenziali questo ragazzo. Si sta muovendo molto bene. Devo dire, a proposito di quanto accennavi prima, che sicuramente per ora il Vicenza non ha approfittato di questo grande vantaggio che ha a destra, con Viviani completamente solo alle spalle di Rossi. Molto bravi Milanese e, come sottolineavi tu, nelle chiusure e nei raddoppi Bogossian. Mentre Ayala tiene sempre d'occhio Iannuzzi. Baldini su Murgita. Ricomincia il Vicenza da Lopez. D'Ignazio, la finta, manda vuoto Esposito, D'Ignazio potrebbe tirare, intanto c'è una segnalazione di fuorigioco. Inquadratura su Maurizio Rossi. Rivediamo. Resta qualche dubbio. Tra l'altro è sembrato che Tagliatelle abbia ripreso il gioco con una rimessa da fondo campo. Intanto Beghetto. D'Ignazio. Maini, suo finora l'unico gol della partita, al 21esimo del primo tempo. Alcomare. Maini recupero su Aglietti, poi Lopez. È liberissimo a destra Viviani, non se ne accorge Maini che prova lo sfondamento per vie centrali. Di Carlo, Maini, Iannuzzi e Bogossian. Ignazio si coordina per il rinvio che riesce solo parzialmente al Pomare. Rossi, Viviani, Di Carlo, Maini, Di Carlo, Milanese. Finezza di Milanese. Non è facile rimanere così lucidi nel secondo tempo supplementare di una finale di Coppa Italia. Ignazio. Murgita. Attende l'arrivo di Beghetto. Subito il cross. Poi un rimpallo. Va giù intanto Di Carlo al limite dell'area di rigore. La palla arriva dalle parti di Tagliatelle.
Paradossalmente un errore che può compiere il Vicenza è proprio quello di puntare sempre sulla fascia destra, sapendo di questa libertà di Viviani. Non deve dimenticare che la fascia sinistra è quella più forte con D'Ignazio e Beghetto, e ancora di lì possono nascere dei grossi pericoli per la porta difesa da Taglialatela. Nell'azione precedente non è sembrato impeccabile Ayala, ricordiamo anche una svirgolata di Ayala che è diventata in pratica un passaggio smarcante, involontario naturalmente, per Iannuzzi, che ha fallito la palla gol clamorosa tirando al lato seppur di pochissimo. Esposito era rimasto nel cerchio di centrocampo Aglietti, si gioca in una sola metà campo. Maini, quarto minuto del secondo tempo supplementare, poi Sartor, Ayala, stavolta efficace, cerca e trova la deviazione in fallo laterale, Esposito. Montefusto, Panarelli per la rimessa laterale, aspettando, guadagnando secondi, tocca Di Carlo, guadagna metri il Napoli. Aglietti, Esposito, tunnel su D'Ignazio che poi commette fallo, Braschi richiama D'Ignazio, c'è punizione per il Napoli e Montefusco ha qualcosa da dire al direttore di gara. Torna in panchina Montefusco, c'è l'espulsione, credo. Espulso l'allenatore del Napoli. Sì, lo ha espulso. Eh sì, Biazzo. Voleva l'ammonizione, se ho capito bene, per questo fallo, perché c'erano stati ripetuti falli e allora aveva chiesto l'ammonizione. Questo mi è sembrato di capire, perché c'è stato uno scatto proprio dalla panchina verso il direttore di gara da parte di Vincenzo Montefusco, che adesso ha raggiunto gli spogliatori. Seconda espulsione per il Napoli, la prima di caccia al secondo minuto del primo tempo supplementare. Ora l'allenatore Montefusco. Esposito, Aglietti, Esposito, è arrivato Pecchia, provava l'1-2, Pecchia con Aglietti, riparte il Vicenza con Sartor. Rossi va a chiudere Bogossian, sceglie bene il tempo, efficacissimo Bogossian, poi Milanese, rimessa laterale. Tra l'altro avrebbe una chance tattica Guidolin, ti lascio la linea, poi riprendiamo il discorso dopo, vai pure Gianni. Maini, Iannuzzi, Beghetto, sovrapposizione di D'Ignazio, Beghetto, palla a metà strada fra Maini e Iannuzzi. Lopez, non trova il varco giusto il Vicenza, prova con D'Ignazio. Murgita, Maini, la sponda di Murgita. Maini ha provato in acrobazia una mezza girata con il destro. Dicevo, avrebbe una grossa possibilità tattica Guidolin, ed è quella di portare adesso Sartor sulla destra, che diventerebbe come Viviani l'uomo libero, non marcato, e spostare naturalmente Viviani al centro assieme a Lopez. Questo farebbe sì di avere un giocatore di grandissima velocità sulla fascia, ripeto, non marcato dagli avversari, e quindi l'opportunità di crossare più pallone in mezzo per Murgita. Però evidentemente Guidolin non se la sente di ritoccare più la squadra. A questo punto Viviani resta a destra con Sartor al centro. Montefusco continua a seguire, come abbiamo visto, questa ultima fase del secondo tempo supplementare, a ridosso del tunnel che porta negli spogliatoi, tenuto sotto controllo dal quarto uomo Bazzoli. Di Carlo, D'Ignazio, cross immediato e poi taglia la tela, manda in avanti i suoi. Ora coperto Montefusco. 7 minuti e mezzo del secondo tempo supplementare, sempre 1-0 per il Vicenza, ma 1-0 per il Napoli all'andata. Napoli che è imbattuto in questa edizione della Coppa Italia, era imbattuto anche il Vicenza prima della sconfitta al San Paolo. Ora il Napoli sta perdendo questa imbattibilità, ma ormai conta poco. Il Napoli sta pensando esclusivamente, come giusto che sia vista l'inferiorità numerica, ad arrivare indenne ai calci di rigore, puntando poi su taglia la tela. D'Ignazio, superato Esposito, il cross di D'Ignazio. Rossi, una generosa e inutile acrobazia.
E anche questa volta si ripete la solita vicenda del calcio moderno, niente da fare, la squadra in 11 contro 10, a questo punto anche per la stanchezza, la mancanza di lucidità, non riesce ad approfittare della situazione per andare in gol. Il Napoli si sta superando, devo dire molto bravo, considerando che non è un libero di ruolo, Bogossian in difesa. Ha governato la situazione, è stato il regista difensivo alla grande, ma è encomiabile anche tutti gli altri, gli attaccanti, Aglietti, Esposito, nel diventare a turno difensori. Beghetto, folata d'attacco del Vicenza, ma Beghetto sbaglia, si era fermato fuori area di Annuzzi. Mentre Bazzoli sta marcando Montefusco. Sì, proprio un marcamento a uomo, è già andato sì. Due volte proprio lì. È un'altra partita. Rossi, Viviani, scatto di Rossi, Di Carlo. Parte il cross, Baldini su Murgita, poi Pecchia. Aglietti per Pecchia, non ha soluzioni in avanti, deve aspettare. Prova il dribbling, perde il duello con Viviani e il salvataggio del Napoli in calcio d'angolo, 9 minuti 45 secondi, il tuffo di Ayala. E devo dire che questo è stato probabilmente il primo episodio nel quale finalmente Viviani ha sfruttato la libertà con un cross approfittando di un errore di Pecchia. Iannuzzi calcia a rientrare di destro, sicura la presa, ritaglia la tela. Applausi del pubblico partenopeo che è proprio dietro la porta di Pino Taglialatera. E poi non dimentichiamo che qui si parla di un portiere che con Peruzzi, Pagliuca e Buffon è stato fra i migliori del campionato, quindi portiere difficilmente superabile. Aglietti, poi Sartor, Vignazio, Lopez. Sartor, Viviani, Di Carlo, verticalizza Di Carlo, Iannuzzi, Maini, si oppone, Bogossian, poi Ayala, Panarelli, Beghetto, attaccato da Panarelli, resiste Beghetto, intervento irregolare di Panarelli, calcio di punizione, all'undicesimo minuto. Devo dire che qui Beghetto secondo me ha sbagliato, ha ottenuto il fallo, però c'era D'Ignazio liberissimo alle sue spalle e vedete, ecco, infatti lo guarda, stranamente poi Beghetto, le energie tra l'altro non sono più molte, decide di tenere palla e subisce comunque il fallo dell'avversario, ma ci stava molto bene il passaggio all'indietro per D'Ignazio libero. Vicenza punta ancora sulla tecnica di Iannuzzi per questa punizione, prova la rovesciata Viviani. Allontana Altomare. Il Napoli è tutto nella propria tre quarti. Lopez, Viviani, Di Carlo. Arriva Bogossian, giù Di Carlo, c'è calcio di punizione. Rivediamo l'intervento netto di Bogossian su Di Carlo. Dodicesimo minuto del secondo tempo supplementare, servono anche i centimetri nel piazzamento della barriera, taglia la tela. Lopez, Maini, Beghetto, Iannuzzi. Lopez, Beghetto, taglia la tela e arriva Rossi, è Maurizio Rossi. Maurizio Rossi per il delirio del Vicenza. 12 minuti e 50 secondi del secondo tempo supplementare. Indescrivibile ciò che sta accadendo sul terreno di gioco del Menti, i giocatori del Vicenza che si tolgono la maglia. Il gol del Vicenza, taglia la tela, ha tentato di opporsi come ha potuto e devo dire Gianni che è successo Rossi un episodio scatenato.
mentre vediamo Rossi ovviamente scatenato, un episodio molto simile a quello del gol di Maini. C'è stato infatti un pallone non trattenuto sul calcio di punizione da Taglialatela, era capitato in occasione anche del primo gol, si è avventato sulla palla Rossi e ha segnato. Rivediamo ancora, vedete, Taglialatela si allunga, non trattiene, non ce la fa, e poi Rossi, probabilmente c'è stato anche un rimpallo pure nuovamente su Taglialatela. Rossi è l'ultimo giocatore che calcia rete, aveva già segnato un gol in questa Coppa Italia contro la Lucchese, eccolo qua. Eh sì, come nel primo tempo regolamentare, colpo di testa di Maini, Taglialatela, una prima parata, poi tapin di Maini, ora la punizione, Lopez per Beghetto, sinistro potente, Taglialatela ha fatto quello che ha potuto, ma Rossi ha avuto l'istinto del killer, veramente un morso da cobra quello di Rossi. Tutti in piedi adesso i tifosi biancorossi qui al Menti. 14 minuti 20 secondi del secondo tempo supplementare, il Vicenza è vicinissimo al primo trionfo della sua storia, della sua vita, dei suoi 95 anni di vita. E sentiamo le impalcature, le gradinate del vecchio Menti che stanno tremando sotto di noi, speriamo naturalmente non succeda niente di particolare. L'entusiasmo è veramente incredibile, trema tutto lo stadio, il pubblico, eccitazione fra il pubblico e i giocatori, ma devono naturalmente tenere la calma. Il Napoli aveva resistito 10 contro 11 dal secondo minuto del primo tempo supplementare, ora Iannuzzi trova un varco, Iannuzzi palla al piede, esce Taglialatela ed è il terzo gol. Iannuzzi, una percussione vincente a sancire il trionfo in Coppa Italia della squadra di Guidolin. Iannuzzi al 15° minuto e 10 secondi del secondo tempo supplementare. Nel calcio sono importanti le alternative, importantissime le panchine, con tante assenze, con tanti infortuni, fondamentale naturalmente per il Vicenza era poter contare proprio su questi giocatori che normalmente nella stagione non sono stati impiegati. Quindi Rossi, ricordiamo, è stato 2 anni titolare, aveva perso il posto per l'inserimento di Otero come tornante, e Iannuzzi. Iannuzzi è venuto fuori improvvisamente nell'ultimo mese della stagione, un Iannuzzi arrivato in prestito dalla Lazio, è stato freddissimo nonostante la giovanissima età, è un giocatore di 21 anni, freddissimo nel puntare il portiere, mandare la palla in rete e soprattutto proiettare il Vicenza nella storia. E intanto c'è una carica della polizia nel settore occupato dai tifosi del Napoli. Braschi fischia la fine, il Vicenza ha vinto la Coppa Italia 96-97 battendo per 3-0 nella gara di ritorno il Napoli. Napoli che si era imposto all'andata per 1-0. Guidolin, siamo in diretta, Guidolin. Vai Busato. Guidolin. Naturalmente non è facile adesso raccogliere le impressioni a caldo di Guidolin. Guidolin, siamo in diretta, Guidolin, siamo in diretta, finalmente il sogno si è concretizzato. È una soddisfazione tremenda, enorme, enorme, non so cosa dire, lasciatemi gioire con la squadra, grazie. Una gioia straordinaria. Una gioia straordinaria. Sì, sì, una gioia mai vissuta, speriamo. No, godiamoci questa, via, basta. La vittoria più importante della sua carriera. Senz'altro, senz'altro. Intanto ci sono brutti episodi in campo, c'è un gestaccio tra Di Policano a Lopez che ha reagito spruzzando acqua addosso a Policano che ha lasciato la panchina del Napoli. Speriamo che tutto venga mantenuto sotto controllo. Bazzoli ha visto, sta richiamando a correttezza maggiore Policano, ma il nostro pensiero in questo momento va soprattutto al settore occupato dalla tifoseria del Napoli, dove prosegue l'intervento della polizia, festeggiano i tifosi del Vicenza come giusto, ma speriamo che la situazione rimanga sotto controllo per quanto riguarda l'ordine pubblico. Sono con Maurizio Rossi. Sì, Busato. Un gol per entrare nella storia del Vicenza, il più importante sicuramente della tua carriera. Sì, è stato bellissimo anche entrare e fare gol, portare la Coppa Italia, più che merita tutta la squadra, tutto il pubblico, grazie a tutti. Su quella respinta di Taglialatela ci hai creduto, sei arrivato per primo. Sì, grazie a Dio. Però come facevamo a non vincerla? Troppo bello giocare qua. Il Napoli vi ha fatto soffrire fino alla fine però. Sì, infatti merita il Napoli, si è arrivato fino a questo punto. Era stata una partita durissima, però penso che l'abbiamo meritata. Grazie Rossi, a voi la linea.
Grazie Busato. Dunque, nell'albo d'oro della Coppa Italia il Vicenza succede alla Fiorentina, il Vicenza rappresenterà il calcio italiano nella prossima edizione della Coppa delle Coppe. Purtroppo però, e invito Tomassetti ad andare con le camere su quel settore, ci sono notevoli incidenti. Guardate queste scene, davvero il peggior suggello a quella che dovrebbe essere una festa dello sport. Si conclude un torneo, c'è naturalmente da complimentarsi sportivamente con il Vicenza. Gianni, però queste sono immagini davvero, permettimi di dire una cosa, che cioè, lasciano tanta amarezza, per l'amor di Dio. Noi siamo sempre, anzi costantemente, dalla parte delle forze dell'ordine, però io mi domando, se quei razzi fossero stati, come Dio comanda, sequestrati prima dell'inizio della partita, io credo che non si sarebbe arrivati a questo punto. Cioè, io insisto sul discorso della prevenzione. Evidentemente non si può fare di più, forse sono arrivati veramente con munizioni cariche da tutte le parti, però quando ci sono 1000 agenti si deve dare anche l'autorizzazione a questi agenti di intervenire. Io non so se in qualche maniera fossero frenati prima della partita, ma sta di fatto che quel settore ha fatto quello che ha voluto da prima dell'inizio della partita per tutto l'andamento dell'incontro, ed è veramente troppo. Naturalmente è anche difficile controllare. Certo, è difficilissimo. Esatto, un quantitativo notevole di tifosi che insieme vengono presi alla stazione ferroviaria, arrivano allo stadio. La polizia ha cercato di blindare le zone laterali, però certo, ecco, non riesco a capire come, si doveva intervenire, le perquisizioni, queste cose continuino a entrare negli stadi. O ci entrano molte ore prima, ecco, e vengono nascoste. Intanto, allora, in purtroppo questo caso lo posso capire, ma guardate che razza di spettacolo osceno. Esatto, proprio nel momento. Guardate, della... qui rischia, qui è una scena tremenda. Pericolosissima, cioè... purtroppo le immagini, no, la mente va a qualche immagine va tragica. Chi è stato, no? A Bruxelles e chi ha visto Bruxelles, purtroppo, questa è la verità. Speriamo proprio che non ci siano. Naturalmente adesso è tremendo il compito delle forze dell'ordine per controllare la situazione, non soltanto in quel settore, ma direi immediatamente fuori dallo stadio Menti nel dopo partita. Certo, non c'è da stare tranquilli. No, ecco, stando dalla parte delle forze dell'ordine, viene veramente da pensare, come dicevi tu, che ormai forse è troppa la gente che arriva armata allo stadio. Cioè, non è più un discorso di 10 persone, è un discorso di 100, 200, magari anche 1000. E Lopez.